No, mi hai detto di non andare. No, dai, dai, mi hai consigliato di non andare alla Juve? Io ho detto che non mi devi più parlare. Se va lì, va giusto. Tu non lo faresti mai? Che? Andare alla Juventus. Ma io l'ho già dichiarato 10 volte. Però non hai dichiarato mai, resterai qualsiasi cosa succede. Questo inizio l'ho voluto dedicare tutto a Raja Nainggolan. Non so adesso che cosa succederà tra Raja Nainggolan e Miralem Pjanic, però gliel'ho voluto dedicare tutto per il semplice motivo che lui era stato chiaro con Miralem Pjanic. Guai a te se vai alla Juve, ti tolgo il saluto. Quindi, guarda, Miralem, verrai alla Juve, molto probabilmente, ormai ci siamo quasi, troverai altri amici. Non avrai più Nainggolan, ci dispiace, però troverai altri, magari altri estimatori, tipo il sottoscritto, tipo tanti di voi che ci stanno ascoltando, e tipo il tutore Nino Ori. Ciao, ciao Marcello, ciao a tutti, buonasera. Mi fai vedere una roba. No, perché si faccia vedere una cosa. E poi graditissimo ospite di nuovo, il ritorno dalla Sicilia con furore, più dell'urlo di Cen, l'urlo di Antonio La Rosa. Ciao avvocato. Ciao Marcello. Ciao. Grandissimo Antonio. Volete ciao, salutare anche voi Raja? Tranquillizzare Milan? No, lui non saluta Pjanic, lui non saluta Mourinho. Ma peraltro stavo pensando poi... È un'educazione, ricambiamo quello che lui fa nei nostri confronti. Ma sì, ma poi in fin dei conti, povero Pjanic, se ne farà una ragione, se Nainggolan non gli parla infatti, più. Cioè, lui che ma dice. Ci saranno tanti nuovi se ne amici, farà una ragione, no, sì. Troverà Pogba, perché Pogba resterà, troverà Dybala, troverà Khedira, troverà... tipo Dani Alves, Dani Alves, per esempio. Cioè, tanti nuovi amici, cioè insomma, non è che... E anche una divisa con coccarda tricolore, scudetto. Esatto, una roba che a Roma vedono raramente. Incontrerà, forse incontrerà ancora Padoin, perché non sappiamo se Padoin resterà ancora il prossimo anno. Padoin che potrà raccontare a Miralem Pjanic come ha vinto lui più scudetti di Totti, che è il nono re di Roma, glielo racconterà. Non sappiamo, perché su Padoin ci sono notizie di oggi che parlerebbero di un suo possibile trasferimento al Cagliari. Questa è una delle sue probabilità. Vabbè. No, volevo farti vedere una cosa, perché dai. Nino di Juve a 3 stelle, sono andato sulla... siamo follower, e allora sono andato sulla vostra pagina, che però adesso non mi si apre, non so perché, in cui ho visto una roba inquietante che poi ti voglio far vedere. Ma sul sito? Sì, sul vostro sito. No, sul sito, sulla vostra pagina Twitter. Dai. Juve a 3 stelle, come si scrive? Juve a 3 stelle? Sì, sì. E perché non me la dà? Juve a 3 stelle? Cioè, sto cercando di entrare, non mi dà... Hai delle clessidre che secondo me sì, ci sono clessidre che rompono un po' troppo le scarpe. Vabbè, dopo appena lo trovo vi saprò dire, perché c'è una roba inquietante. Che... Tra te e Epifani, no, tu devi sapere che ogni volta che loro arrivano qua si annunciano, no, sopra la loro pagina di Juve a 3 stelle. Quella di oggi. No, scusa, vabbè. Prova, no, non possiamo perdercela. Prova, torna nella pagina dove eri prima. Provo, no, ti guido. Torna nella pagina dove eri prima. Torna nella pagina dove eri prima. Fidati. Ti guido. Cominciamo nel momento pubblicitario. Allora, SMS, telefono, mail per poter comunicare con noi, partecipare a questo nostro pomeriggio in cui il tema del giorno oggi è uno soltanto. Ecco, poi qua ste clessidre la smettono, magari riuscirò anche a fare. Eccolo qua. Oggi è il tema della giornata di oggi su Top Planet, è il colpo Pjanic. Cos'è? È successo? Ah, perché è coperta la giacca il mio microfono. Vabbè, comunque questo è il tema. Siete contenti? Top perché Pjanic. Sì, adesso era proprio, noi l'abbiamo anche twittato. Top Pjanic. Top Pjanic. Top Pjanic. Abbiamo twittato oggi anche sulla nostra pagina, scrivendo: adesso tutti quelli che erano agitati saranno leggermente più calmi? Perché abbiamo notato che c'era molta agitazione all'interno del mondo Juve, dei nostri tifosi, dei nostri grandi telespettatori, perché tutti telefonavano, la Juve non fa niente, anche quest'anno vedrete tanti nomi, per la fine non concluderemo niente. Insomma, a questo punto, poi adesso diremo i dettagli, però a questo punto mi sembra tu sei convinto. Il primo acquisto dovrebbe essere. No, ma dico, tu sei convinto che adesso saranno più tranquilli?
Non lo so, non penso, perché c'è già qualcuno che ha twittato dicendo se non lo vedo, cioè lo vuole toccare. Ma non se solo. Non lo vedo, se non è ufficializzato dalla società. Ma non solo, ma poi l'abbiamo preso, se l'abbiamo preso, allora vuol dire che andrà via qualcuno, perché adesso c'è questo tema, Marcello. Chi parte? Sì, perché prima bisognava prendere il centrocampista, no? Adesso il centrocampista l'abbiamo preso perché, sì, perché sicuramente ci portano via qualcuno. Non riusciamo noi a goderci negli scudetti, nelle coppe, negli acquisti, no, noi dobbiamo farci così. Del male, cioè, sì, il tafazzismo è proprio... Comunque, Marcello, ma vedo che anche tu lotti sul web. Io mi diverto molto. No, ma poi soprattutto la cosa, sai cos'è? Per adesso ti lascio parlare all'avvocato. Sì. Cioè, è che tutti pensano che noi difendiamo la società perché la società ci paga o noi siamo qualcosa di vicino. La società, noi siamo tutti tifosi della Juve e difendiamo la Juve, non ditelo a Dino Ori e Antonio La Rosa che l'hanno fatto per tutto il periodo di Calciopoli, post-Calciopoli, eccetera, quindi due grandi difensori della Juventus. Però questo ci permette comunque di parlare liberamente della Juve. Se noi abbiamo un nostro punto di vista lo difendiamo, però su Top Planet non c'è la dittatura. Avete i telefoni, avete le mail, avete gli sms e noi effettivamente registriamo quello che voi ci dite. Se voi ci dite che siete arrabbiati con la società, noi ne prendiamo atto, però noi prendete anche atto voi che noi, pur non essendo schienati, zerbinati alla società, in questo momento ci sembra che la società si stia muovendo bene. Prego. Allora, vabbè, la cosa non mi sorprende perché siamo già nel mese di giugno. Giugno e luglio sono tipicamente i mesi delle milanesi e delle candidate allo scudetto e alle vittorie della stagione successiva. Certo. E tu leggi sempre pagine euforiche in cui si annunciano colpi clamorosi dell'Inter, vendite straordinarie del Milan, la Roma che diventerà chissà che cosa, il Napoli che con De Laurentiis comprerà tutti e non venderà nessuno, tutte queste belle storie. E puntualmente anche il momento nel quale la tifoseria juventina si lamenta perché è stato preso Banega dall'Inter, perché non stiamo muovendo pedine, perché così via. Cioè c'è la lamentela. Poi chiaramente ad agosto comincerà il campionato e a maggio poi parleremo sempre come al solito. Io mi preoccuperò invece il giorno in cui la tifoseria bianconera non fosse in subbuglio nel periodo di giugno-luglio. Una volta è successo, nel 2009, quando arrivarono Felipe Melo e Diego, eravamo già tutti euforici, avevamo già vinto Scudetto, Champions, Coppa Italia e chissà quante altre cose. Ci ricordiamo tutti come è finita quella stagione. Sì. Unica nella quale un allenatore che ha iniziato il giorno d'andata non ha finito il campionato e poi abbiamo avuto un esonero durante il corso della stagione, Renato Zaccheroni, e abbiamo finito in maniera ingloriosa la stagione. Quindi, meglio che la tifoseria bianconera mugugni in questo momento, è meglio che invece esultino gli interisti con l'arrivo dei cinesi, i milanisti con l'arrivo, ancora non si sa di chi, ma comunque grandi arrivi e così via in società. Tu vuoi aggiungere ancora qualcosa? Ma sì, anche perché... fare anche te un appello alla calmarli, nazione, un appello cioè... alla nazione. No, calmarli no, per carità. Noi qua parliamo alla nazione bianconera. Calmarli mai. Io dico semplicemente che il tifoso ogni tanto dovrebbe dare un'occhiata anche ai fatti, nel senso che l'abbiamo già detto in tante occasioni, ognuno è giusto che abbia le proprie opinioni, ti piace Marotta, non ti piace Marotta, ti piace Agnelli, non ti piace Agnelli, ti piace Allegri, non ti piace Allegri, chi se ne frega, ognuno ha diritto di avere le proprie opinioni e di esprimerle. Quello che secondo me non va fatto è ignorare i fatti o addirittura cercare di negare i fatti. Cioè, in questo momento la Juventus è quello che è, cioè l'abbiamo visto, che cosa l'abbiamo visto in questi 5 anni. Pensiamo a cos'erano questa società, questa squadra, questo ambiente 6 anni fa, senza andare troppo lontano. A maggio del 2010 arrivano Marotta, Agnelli come presidente e comincia a cambiare qualcosa. Quell'anno noi registriamo una perdita di bilancio di 100 milioni, fatturavamo 150 milioni, oggi ne fatturiamo 350, quest'anno probabilmente 400. Allora non avevamo nulla, adesso abbiamo lo stadio, il museo, il J-Medical, l'area della Continassa dove si farà la nuova sede, eccetera. Allora non eravamo nessuno. Anche perché abbiamo il fatturato, esatto, in crescita. Allora non eravamo nessuno perché i 4 anni del post Calciopoli ci avevano stroncati, ci avevano distrutti. Oggi siamo una delle top società europee, accidenti. E poi devo preoccuparmi se Pjanic arriva un giorno dopo, se Dani Alves non ha ancora firmato. Non ha ancora firmato. No, adesso sta cosa qua di Dani Alves che non ha ancora firmato mi fa morire. Mi pare, no? Che Dani Alves, cioè, abbia detto chiaro. No, ma a me pare che costui stia giocando dalle parti di Los Angeles.
e gli viene un pochino scomodo anche venire a fare la visita a Torino, credo, così a occhio, mentre è in corso la Coppa America del Centenario. Suppongo che toccherà a lui farlo quando avrà esaurito quel tipo di impegno. Ma loro volevano l'ufficializzazione. Poi che cosa succede? Poi che cosa succede? Che i media ovviamente devono fare il loro lavoro e lo fanno. E quindi che cosa fanno? Ti mettono in prima pagina, accanto alla notizia del forse Pjanic arriva alla Juve, offertona, mega offerta del Real Madrid per Pogba. Voi cosa comprereste con i 120 milioni e cose così? Per cui adesso si andrà avanti per due mesi, come è successo l'anno scorso, come è successo due anni fa, come succederà ogni anno, signori, finché Pogba rimane alla Juve. Ogni anno ce lo venderanno 5-6 volte l'anno, sempre e comunque. Ce l'hanno venduto, ma quante volte ce l'hanno venduto? Quante volte ce l'hanno già venduto? Ogni estate e ogni estate io mi sento dire Pogba va via, quest'anno è l'anno di Pogba che se ne va, e poi alla fine Pogba rimane lì. Alla fine Pogba, ma giustamente, allora Pogba ha bisogno di andare in un top club? No, è già in un top club. Ha bisogno di andare in un altro posto per vincere? No, può vincere qui, sa che può vincere qui e vuole vincere qui. Oggi ha dichiarato il mio futuro, adesso non mi rompete, devo pensare all'Europeo. Ho altro da fare. Anche perché domani deve già inaugurare l'Europeo a Saint-Denis, con la Romania, quindi... Poi vedi, io ricordo anche come hai sfruttato lui nel dopo partita finale di Coppa Italia, quando dopo il giro d'onore di tutta la squadra è rientrato nuovamente lui assieme a Dybala e a Bonucci, sceso sotto la curva, ancora praticamente. Sì, ancora festeggiare. Ecco, certi appuntamenti l'avvocato non segue. Non manca mai. Quindi già quello mi pare fu un segnale abbastanza chiaro, cioè in questo momento Pogba è fortemente legato alla società bianconera, sa benissimo di avviarsi ad essere una bandiera, cioè un giocatore sarà ricordato probabilmente come non ricordiamo Sivori, come ricordiamo Platini e così via. Quindi non ha fretta, ha del resto solo 23 anni, una carriera davanti, per cui io penso che la sua intenzione sia quella di rimanere. Io credo anche che la società su lui e su Dybala voglia costruire almeno un ciclo di 4-5 anni. Probabilmente parleremo noi della cessione di questi due giocatori quando avranno i suoi 26-27 anni e quando già la società bianconera avrà raggiunto degli obiettivi fondamentali. Ma poi ogni volta quando ci dicono ma vi conviene 120 milioni, no, allora prima di tutto non ci conviene perché indeboliamo noi e rafforziamo voi, perché quelli che continuano a dire dovete vendere, fate un affare, perché non vedono l'ora che noi ci sbarazziamo di Pogba, perché allora qua, adesso non vale niente, perché tutti dicono ma dai, ma Pogba sopravvalutato, certo. non appena Pogba andrà via diranno che è un fenomeno, cioè, no, ma cosa vuoi, era solo la Juve in quella squadretta lì, non poteva un anno fa era meglio con Dobbiano, no? esatto, che ci frega di Pogba, esatto. Con Dobbiano che non è manco agli europei, no. Non è stato nemmeno con Pogba. Beh, però li guarda, ma poi soprattutto a tutti quelli che dicono e ricordano Zidane venne ceduto a 30 anni la cifra record di 160 miliardi circa, cioè 54, 30 anni, e vennero presi tre top player, Buffon, Neves e Thuram, va bene, ma adesso noi abbiamo a che fare con questo qui che è un giocatore che ha 23 mi sembra, cioè 23 anni con una crescita ancora davanti a sé esponenziale, e che attualmente vale 100 milioni, se ancora cresce vale ancora di più, ma poi soprattutto se noi vendiamo questo giocatore, questo è un mio ragionamento che sto facendo, so che mi state guardando, avevo visto che mi state guardando con interesse, però spero che anche voi lo condividiate, nel momento in cui noi andiamo a vendere, ce ne sono di giocatori come Pogba, giovani, così forti in giro. Ma Marcello, il discorso è proprio questo. Abbiamo bisogno, la Juventus in questo momento ha bisogno di 100 milioni? No. Ha bisogno di Pogba? Sì. Amen. Per me il discorso finisce lì. Solo una precisazione in funzione di quello che dicevi prima, sennò altrimenti la gente poi pensa che si facessero i miracoli una volta. No, vendendo Zidane per arrivare a comprare Buffon, Thuram e Nedved, oltre a Zidane dovemmo vendere anche Inzaghi e metterci anche 50 miliardi di lire dell'epoca. Comprammo anche Salah. Sì. Quindi questo per dire che i miracoli non li fa Marotta oggi, ma non li faceva neanche Moggi all'epoca. I miracoli non li fa nessuno, ci sono dei momenti di mercato che permettono di fare determinate cose, come può essere l'affare Dani Alves, come è stato l'affare Khedira l'anno scorso, come è stato l'affare Pogba, perché Pogba, ricordiamoci sempre, è un affare portato via a zero allo United, mica ad una squadretta qualsiasi. United dove la mamma di Pogba ha dichiarato lo facevano piangere. Ferguson lo faceva piangere. Almeno la Juve ride. Balla, ride sempre. E dice anche
la vieille dame c'est pas mort, la vieille dame c'est pas mort. Questo attesta anche quello che diceva Antonio, certo, perché c'è un minimo di attaccamento nei confronti della Juve. Ma lo dimostra quando scende in campo, nel rapporto che mantiene con i tifosi, nel modo anche come insulta. Tante volte ho visto battersi il petto e toccare, diciamo, vabbè, quello abbiamo, vabbè, abbiamo foto anche di altri giocatori, d'accordo, tipo, vabbè, voglio tipo dire, di quello però, che abbiamo appena comprato, ma lo stiamo comprando. Pogba non è il tipo che fa questi gesti tanto per amore di platea, li fa perché è convinto. Guarda, cioè, ti faccio vedere quello che staremmo comprando, che siamo qui lì per... si batteva il petto. Beh, ma è giusto che sia così. È giusto che sia così. Nel momento in cui uno in una squadra giustamente lavora per quella però, squadra. Ci però mi altro. Sembra che Pogba parli sempre della Juve come un grande club. Cioè, Pjanic si batteva il petto, però di fatto quando si è incominciato a parlare di lui alla Juve non l'ho mai sentito una volta dire no, ma io non mi muovo da Roma, io sono affezionato da Roma, non me ne vado, poi c'ho mio amico Raja, io non lascio il mio amico Raja, io il mio amico Raja, no, voi siete matti, io il mio amico Raja non lo lascio. Ciao ciao Raja, ti salutiamo tutti e noi andiamo in pubblicità, rientriamo adesso, apriamo telefono, e sentiamo se siete tranquilli dopo questo acquisto di Pogba, di Pjanic oppure no. Allora, adesso ho trovato finalmente. Ma vai, siete veramente. Allora, loro, per quelli a Juve 3 Stelle, il loro sito, molto bello. Allora, per annunciare le loro partecipazioni, allora Epifani mette questo, che tra l'altro ci ha rubato Epifani una copia, una GIF, quindi non posso, devo farla vedere direttamente da qua. Allora, la signora che è sul divano, che ha detto, vediamoci Epifani. Ma oggi ci abbiamo l'altra GIF che riguarda la gioia di quei due a tre stelle che oggi c'è Nino Orica. Guarda, quando scopri che c'è Nino Orica... Tra l'altro quello lì... Lemina, assolutamente, assolutamente sì, è Lemina. Ah, non ne ho idea. Guarda lì. Non ne ho idea. Per fortuna non si tuffa dal tetto. Sì, meno male, ma meno male che non si tuffa dal tetto. Vabbè, senti. Noi siamo specialisti per non prendere seriamente le cose serie. Ho visto. Quindi. Allora, sentiamo qualche nostro amico, poi vediamo un po' di sms, un po' di tutto, perché adesso ne stanno già arrivando. Sentiamo il primo amico. Pronto? 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 Eccoci. Pronto? Dici tutto. Pronto? Pronto, io sono pronto, tu? Pronto? Pronto. Siamo pronti, però se tu non sei pronto, devo lasciarti, amico mio, scusami. Prendiamone un altro, pronto, magari è più pronto. Sei pronto? Pronto. Oh, chi buonasera. Sei? Buonasera. A tutti e tre. Ciao, chi sei? Sono un vecchio tifoso juventino, molto più vecchio di voi. Sì. Ullala. Sono felice che finalmente quel personaggio oscuro del signor Moratti è andato fuori dal calcio italiano, siamo insieme sicuri? Ai suoi compagni di merenda. Speriamo che tra poco vada fuori anche l'altro. Va bene? Ma tu sei spaventato? Arrivederci a tutti. Sì, ma sei spaventato dall'arrivo dei cinesi? Non sono spaventato per niente, i cinesi non fanno paura a nessuno. Vabbè, senti, come ti chiami? Luigi da Sanremo. Da Sanremo? Che tempo fa a Sanremo? Tempo non sta piovendo. Anche qua, oggi allora siamo uguali. Vabbè, sei contento dell'arrivo di Pjanic? Sei contento dell'arrivo di Pjanic? È andato via. Mi sa che ha staccato. È andato al casino. Lui voleva dare un saluto a Moratti, è giusto. È giusto che sia così. Un saluto lo dovrete dare anche voi che siete stati... come Juventino vero, U-World, avete picchiato duro su questa abbiamo poi verificato attraverso il nostro esempio un amico che conosciamo tutti, ma conoscete bene anche voi, Marco De Santis di Calcio Altri Elementi, ha fatto un suo intervento ieri in cui lui ha detto chiaro quanto è stata comprata l'Inter. È stata comprata a 630 milioni, ma un attimo, versati nelle tasche dei vari azionisti 2,90. Sì, 200. Il resto dice bisognerebbe vedere i documenti ufficiali, se si accollano parte dei debiti allora arriveremo a 6,30, no? Con 400 e passa. Ma è la prima volta, come diceva zio Maletto qua da noi, che una società
vale meno dei propri denti, è incredibile. Eppure arrivano addirittura dalla Cina per poter comprare. È la prima volta che viene venduta una società che vale meno dei propri debiti, perché di società che valgano meno dei propri debiti ce ne sono parecchie. Appunto, solo che di solito non trovano cinesi. Vado sulle mail, tra che arrivano tantissimi mail, perché noi abbiamo, sapete che adesso ospiteremo qua i nostri telespettatori, perché regaleremo le maglie e i palloni a quelli che verranno qui da noi, che ci mandano la mail con il loro numero di telefono. La nostra Claudia li chiamerà, li contatterà, e ce ne sono già, per già la prossima settimana siamo già esauri, sold out, perché abbiamo già il martedì e il giovedì impegnati con quattro nostri amici che verranno qua, risponderanno, staranno con noi, concorrenti del quiz. Sì, concorrenti del quiz, chiamiamoli concorrenti, amici che vengono qua, gli faremo qualche domanda. Antonio, ci iscriviamo anche noi? E no, voi no. Fuori concorso. I regali li ho qua. Belli. Qua sono i nuovi braccialetti che ha creato Bandelli. Bandelli Line ha creato il nuovo braccialetto dove c'è scritto. Mettono tutti d'accordo anche questi. Certo, con i gol della nazionale. Allora, il mondo bianconero è sempre colorato. Questo, ma è bellissimo, molto bello. Vedete, se riusciamo in qua, Luca, se riesci ad avvicinarti, ecco, c'è la scritta: il mondo bianco-nero è sempre colorato. Eccola qua, la scritta, eccola qui. Non so se si riflette sulle luci, forse non riusciamo a vederla bene. Comunque, è così, vabbè. E poi abbiamo quelli per gli europei. Cioè abbiamo quello con tutte le bandiere delle partecipanti a Euro 2016 e quella con semplicemente Forza Azzurri e il tricolore. E io chiaramente questi a chi lo omaggio, ai miei ospiti, ma quale volete? La nazionale? La Juve? La Juve prima di tutto. Se grazie. Poi volete anche la nazionale, volete uno di Euro 2016 e Forza Azzurri? Forza Azzurri, perché voi sapete che c'è l'Italia 1. Io lascio scegliere, Antonio. Scegli online da Bandelli, sono molto belli, come dice anche. Adesso mi metto anche questo. Molto adesso. Bene. Allora, torniamo sui nostri problemi. Ciao a tutti, dovete togliervi ogni tanto la maglia della Juve. No. Dice il problema della Juve non è in Italia, ma bensì in Europa. Sì. Perché sono convinto che se avessimo eliminato il Bayern Monaco non avremmo vinto ugualmente. Troppi problemi a centrocampo. Lui dice: anche se passavamo col Bayern, si passava, perché noi abbiamo problemi. La Juventus in Europa deve cambiare mentalità, modulo di gioco e inserire tre giocatori di livello mondiale. Attenzione che quando il Real Madrid vince la Champions League il presidente fa almeno un regalo ai tifosi. Un saluto da Roberto dalla Romagna, lì che beve la immagino che Roberto dalla Romagna ricorderà che il Real Madrid, per passare dalla nona alla decima coppa, ci ha messo 12 anni dopo aver avuto allenatori come Schuster, Mourinho, Capello, eccetera, eccetera, dopo aver avuto tutti i migliori giocatori del mondo, era la società più importante del mondo, più ricca, eccetera, ci ha messo 12 anni per passare dalla 9 alla 10. L'invidiatissimo Bayern Monaco, quello che in questo momento è la società di riferimento per tutti, negli ultimi 15 anni ha vinto una Champions League. Ha vinto una Champions League come il Chelsea allenato da Di Matteo. Come l'Inter ha vinto una Champions League. Forse l'è dimenticata. Per esempio, sì, esatto. Forse dimentica l'ultima. Cioè per esempio, il Barcellona fino a 10 anni fa la Champions League la vedeva nelle bacheche degli altri. Poi quante ne ha vinte negli ultimi 10 anni? 4. Quindi. Ma per tanti anni il Barcellona. L'amico che ci dice che comprava proprio Schuster, certo, con la gente, certo. L'amico che ci dice che noi non siamo una delle top europee, forse non ha visto le Champions League degli ultimi 2 anni. Io, se non ricordo male, un anno fa a Berlino c'eravamo noi in finale. Sì, c'eravamo noi. C'eravamo noi in finale. No, sì. Confermatemelo, perché. No, perché leggendo dei messaggi, io a volte ho questo dubbio, Io ho questo dubbio. E a 30 secondi dalla fine della partita a Monaco mi pare che stessimo eliminando Bayern. Il super Bayern a casa sua. La Romagna, che anche se passavamo. Ma per carità, tutto può succedere. Tutto può succedere. Volevi aggiungere? Volevi dire qualcosa all'amico della Romagna? Allora, io sulla presenza della Juve in Europa avrei molte cose da dire, ma le riassumo in 2-3 battute. Intanto, voglio ricordare che quando si parla di tre giocatori di livello internazionale per farci fare il salto di qualità, io credo che già li abbiamo. Quindi non c'è bisogno di questo. Semmai c'è bisogno di ampliare l'organico e quindi avere quei rincalzi
necessarie quando ci sono degli infortuni, perché ad esempio quest'anno, se noi fossimo arrivati in finale, ci saremmo arrivati senza Marchisi e senza Khedira, quindi è sempre stato di assenze pesanti. No, per cui qualcuno l'ha anche ricordato, ci avremmo fatto la finale con Hernanes. Ecco, ma voglio dire, quindi non è questo il problema, ma non so, ma il problema è anche quel famoso pizzico di fortuna, quel famoso pizzico di fortuna che ogni tanto ci vuole nelle, diciamo così, nel calcio, perché vedi, leggevo la volta scorsa, a proposito, qui mi riallaccio anche al discorso che fanno molti anti-juventini, la Juve in Europa non... Il discorso che faceva il nostro amico. Beh, la Juve in Europa ha raggiunto 8 finali ed è al quarto posto come numero di finali conquistate, dopo il Real Madrid 14, poi mi pare che c'è il Bayern con Bayern 10... Bayern e Milan, mi pare. Sì, Milan 11, Bayern 10... Noi siamo allo stesso numero di finali del Barcellona, cioè il mitico Barcellona ha il nostro stesso numero di finali, il che significa che se noi avessimo avuto quel pizzico di fortuna, ad esempio ad Atene contro l'Amburgo o contro ad Amsterdam contro il Real Madrid e non beccare un gol in fuorigioco, e magari i rigori di Manchester fossero stati calciati diversamente, noi avremmo lo stesso curriculum internazionale del Barcellona, cioè del Barcellona che viene oggi esaltato come una grande del calcio internazionale. Quindi molto spesso poi è l'ultimo atto quello che condisce praticamente la carriera, diciamo così, di una squadra in Europa. Infatti se guardiamo gli ultimi 20 anni, le due squadre che hanno disputato più finali di Champions League sono la Juventus e il Bayern. Il Bayern ne ha vinte due, ha disputato 5 finali negli ultimi 20 anni, noi ne abbiamo vinta una sola, anche noi abbiamo disputato 5 finali come loro. Ma attenzione, la finale, giustamente diceva Antonio, è una cosa dove un episodio può veramente svoltare tutto. Ho visto una squadra... Se certo. Segna Griezmann il rigore del pareggio, no? Magari Carrasco fa il 2-1. Abbiamo visto Materazzi decidere una finale mondiale. Abbiamo visto Materazzi decidere una finale mondiale. Perché, portarci a... decidere. Il fallo su Zidane nel rigore l'ha fatto lui. Il fallo su... No, aspetta, il rigore per la Francia l'ha causato lui. Il pareggio per l'Italia l'ha segnato lui. L'espulsione di Zidane l'ha causata lui. Ed è stato uno dei 5 rigoristi. L'ha decisa lui, poche storie. No, adesso, a parte gli scherzi, era per dire che la finale può essere veramente legata a un episodio. Io non lo so cosa sarebbe successo se ci avessero dato il rigore per il fallo di Dani Alves, chi si rivede su Pogba a Berlino. Si faccia perdonare quello per fallo da rigore. Magari lo sbagliavamo, per carità, magari lo sbagliavamo. Magari, che ne so, l'arbitro di quel Juve Real Madrid di un po' di anni fa alzava un attimo lo sguardo prima e vedeva Mijatovic in fuorigioco. Cioè, basta veramente poco o nulla. Allora, in un campionato ci sono 38 partite, una volta ti va bene, una volta ti va male, una volta hai l'episodio a tuo favore, una volta ce l'hai contro, una volta l'arbitro prende una decisione strana che ti favorisce, una volta no. E comunque alla fine di un campionato vince la più forte, perché è la più regolare, esatto. È quella, diciamo, in una partita singola allora, può succedere tutto. Intanto arriva però un concittadino di Antonio, Giuseppe Di Stefano da Catania, che dice: voglio salutare il mio concittadino. Ciao Giuseppe. Se arrivasse Pjanic, cioè la Juve farebbe un salto di qualità enorme, vedrete. Uso il condizionale perché il giocatore arriva, quando arriva firma. Fai bene, però. Sono d'accordo. Ci siamo quasi, adesso ti diamo, appena rientriamo ti diamo qualche dettaglio in più. Stai lì tu e stai lì tutti quanti, mi conviene. Ecco, allora, colpo Pjanic, questo è l'argomento portante di oggi nel nostro pomeriggio qui di Agora e di Top Planet, perché è la notizia che praticamente di cui si parla sul web e in televisione oggi maggiormente, di questo arrivo molto probabile adesso. Fino a ieri non sapevamo manco chi arrivasse, tutti che erano disperati, adesso oggi invece. Anzi, diciamo che la notizia è incominciato a trapelare ieri sera, perché io ho incominciato a ricevere le prime telefonate da amici ben informati, mi dicevano: attento che Pjanic, ci siamo quasi con la Juve. Infatti la Juventus ieri sera a Roma ha incontrato Marotta e Paratici, hanno incontrato il giocatore e i suoi agenti e hanno trovato un accordo, tant'è vero che hanno fatto un accordo quinquennale con Pjanic. Allora, a questo punto tu dici: sì, ma la Roma, ma se nel momento in cui Pjanic dà l'ok e la Juve dice: benissimo, quant'è la clausola rescissoria? Noi la paghiamo. Attenzione però, la clausola rescissoria verrà pagata con scontata. Perché? Perché prima di tutto la clausola rescissoria che ha firmato Pjanic è una scrittura privata
è un accordo tra Roma e il giocatore, non è stata certo. mai formalizzata alla FIFA, non è stata mandata, inviata alla FIFA un documento dicendo guardate che noi con Piani alla siamo FIDC. D'accordo alla FIDC, alla FIFA, alla FIDC, in cui abbiamo regolarizzato questo. C'è una scrittura privata, la scrittura privata cosa diceva? Allora, se arriva qualcuno e ci dà 38 milioni, 30,5 li prendiamo noi, 7,5 li prendi tu. Cosa fa Pjanic? D'accordo con i suoi agenti, è di fronte alla Juventus, ha detto, sentite, io vengo alla Juve, siccome c'è quella cosa, mi dovrete beccare 7,5 milioni, cosa facciamo? Anziché fare un contratto di 4 anni, facciamolo 5, mi spalmate anche quei soldi, anziché darmi 3 milioni e mezzo, datemene 4 e mezzo o 4 e qualcosa e ci mettiamo d'accordo. E pare che l'accordo sia stato raggiunto, anzi pare, è praticamente certo che l'accordo è stato raggiunto in questi termini col giocatore. Quindi a questo punto ci sono 30 milioni da pagare alla Roma, ma non essendoci un documento ufficiale che dice guardate che qua carta canta, cioè l'abbiamo depositato alla FIGC, l'abbiamo depositato alla FIFA, dovete darci 30 milioni cash subito, la Juve a questo punto può andare dalla Roma e dirgli io ti do i 30,5, mettiamoci d'accordo in quante rate, mettiamoci d'accordo eventualmente se ci sono anche delle contropartite tecniche che tu vuoi, che tu preferisci, ne inseriamo dentro, parliamo e trattiamo. Insomma, l'accordo di ieri raggiunto con Pjanic costringe la Roma a trattare, infatti oggi Pallotta, che è stato interpellato dai giornalisti, ha preferito non rilasciare dichiarazioni, cioè sincerato in un suo no comment, proprio perché effettivamente è stato messo nell'angolo dal giocatore. Anche giusto? Perché credo che lui, bene? Credo che lui non avesse fondamentalmente nulla da dire perché non è stato ancora interpellato di fatto. Poi probabilmente si metteranno d'accordo, che ne so io, per pagarla in 2 anni, robe di questo genere, anche perché comunque la Roma ha bisogno di soldi, parliamoci chiaro, cioè questa comunque è un'operazione per loro che può anche risultare risolutiva dal punto di vista del mercato, loro hanno bisogno di fare liquidità prima di poter comprare, ma vale per loro come vale per l'Inter, come vale come per il Milan, come vale per quasi tutti, Juve a parte e poche altre, la situazione del calcio italiano grosso modo è quella, adesso come adesso. Quindi è chiaro che la Roma, come dire, non sarà difficilissimo trovare un accordo, mi porti dei soldi, ci mettiamo d'accordo, insomma. Ma proprio per quello che è avvenuto ieri a Roma, dove si sono mossi entrambi i nostri dirigenti, sia Marotta che Paratici, entrambi sono andati, hanno incontrato i giocatori e gli agenti e l'accordo a questo punto è stato trovato e mi dispiace per Sabatini che teneva duro, però Sabatini diceva appunto sempre no, la Juve deve pagare la clausola, quella andiamo a pagare, però se esistesse, ripeto, un documento ufficiale consegnato alla FIGC, noi saremmo obbligati, la Juve sarebbe obbligata a versare subito i 30,5 milioni tutti in un'unica rata, perché quello stabilisce la entro 60 giorni in un'unica rata, invece adesso ce la possiamo anche giocare, penso che ormai con l'accordo del giocatore quinquennale ai soldi che voleva lui, il contratto che voleva lui, insomma. Quindi tu sei dispiaciuto per Sabatini? No, assolutamente, non me ne frega niente. Sentiamo no, poi, Antonio, io volevamo dirti che a noi non frega amici. Nulla. Ma volete dire qualcosa a Sabatini? Dove lo faccio dire? Pronto? 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 Sì, eccoci qua. Ma Marcello? Sì, sono io. Sono Camillo da Parma. Ehi, ciao Camillo. Allora. Senti, sì. A me piace molto te, amici. Ti piace molto? Va bene. Però dopo, se arriva anche quello lì del Real Madrid... Che poi facciamo la battuta di Emilio Pede, siamo aperti, lasciamo aperti. Capito? Però secondo qualcuno, io adesso ripeto, io Kovacic è un giocatore che non mi ha mai convinto, secondo qualcuno vabbè. Anche in società noi ci rinforziamo molto, no vabbè, sarebbe una bellissima campagna acquista con Pjanic e qualcun altro, ma non lui, non lui, vabbè. Alla fine facciamo come l'anno scorso, facciamo la stessa battuta Emilio Pede, la Juve deve andare oltre questi giocatori, noi dobbiamo andare in Europa, lì dobbiamo giocare forte, in Italia siamo fortissimi, sì, ma ce n'è. Camillo, cioè, però preferivi non vincere niente, allora fare una squadra forte in Europa, tutti la vogliamo e la stanno costruendo, secondo me ci siamo quasi praticamente, siamo là, ce la possiamo giocare, ma preferivi magari ogni anno andare lì, magari arrivare anche in semifinale, quarti, semifinale ogni anno e non vincere nient'altro perché dobbiamo dedicarci alla Champions League, oppure hai goduto di questi 5 anni in cui abbiamo portato a casa praticamente tutto il resto? Guarda, ti dico la verità, io della Juve godo sempre, anche quando
incazzato quando ce l'hanno, non che ce l'hanno, ce l'hanno buttata giù, ma io con la Juve sono stato sempre piede della testa alta. E la Juve è grandissima per me. Senti, però quindi il tuo messaggio è: giocatori che non sono juventini, sì, e non devono venire nell'Europa juventini. Ma non è che non sono juventini, sono juventini molto critici. Quindi il tuo messaggio è: bene Pjanic, però per favore affiancategli un altro centrocampista, non Kovacic. Vabbè, magari se lo pigliano, lo mettono in burlane, se lo regalano a qualcuno, fanno un regalo di Natale. È meglio, a chi lo vuole regalare? A qualcuno. A qualcuno, vabbè, non, è, ma non funziona così. Con il regalo di Natale. Va bene, grazie Camillo. Io vi saluto. Ciao, 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 grazie. Sai cos'è? Effettivamente adesso non è, come dire, non è da prendere sotto gamba quello che dice Camillo, l'amico che ha telefonato, esatto. Perché in realtà tanto Pjanic quanto Kovacic, qualora si andasse avanti nel discorso su Kovacic, eccetera, sono comunque giocatori che coprono abbastanza poco, non sono interditori fondamentalmente nessuno dei due, e entrambi davanti alla difesa, come dire, hanno dimostrato di non avere proprio le caratteristiche che ha un Marchisio, ad esempio, lasciamo stare Pirlo, lasciamo stare i fenomeni. Ma a me Marchisio davanti alla difesa, secondo me, è sprecato. Beh, ho capito, però lui era molto però, però è l'unico che somiglia, sì, è l'unico che somiglia a Pirlo, è l'unico che somiglia a Pirlo, cosa che non puoi chiedere di fare, secondo me, a uno come Pjanic. Potresti chiedere di farlo, certo, a André Gomes, potresti, anzi dovresti chiedere di farlo a Mascherano, però sarà dura riuscire a farsi dare questo uno di quei due. Lui, secondo me, è, come dire, perde un po' troppi palloni per essere uno da mettere davanti alla difesa, ma vale lo stesso discorso per Pjanic, cioè, allora, io la penso io così. Su Kovacic spesso una lancia a suo favore. Dipende da dove gliela spezzi, ma no, a difesa. Allora, Kovacic è arrivato all'Inter in una delle fasi peggiori della società nerazzurra. Ammesso ci siano state fasi migliori, tranne quella praticamente costruita, quella artificiale. Ecco, diciamo che poi la storia dell'Inter è quella, per cui allora non ha mai trovato un allenatore che lo avesse collocato in maniera corretta in campo. Mazzarri lo ha fatto impazzire da, da posizioni diverse, trequartista, centrale e così via, non sì, l'ha mai chiesto. Mancini su di lui non credeva, a Madrid si è trovato chiuso, perché in effetti con un centrocampo, quello del Real Madrid, un giocatore di 21 anni fa fatica, l'ha fatto anche Morata ad avere spazio sul, diciamo, nella formazione titolare del Real Madrid, figuriamoci anche uno come Kovacic. Però è un giocatore di 21 anni, è un giocatore che a mio giudizio, come Pirlo, preso adesso può essere riadattato, perché Pirlo parte da trequartista offensivo, il suo ruolo originale era quello. Trova un bel giorno un allenatore come Carlo Ancelotti che gli cambia completamente l'impostazione tattica, lo mette davanti alla difesa e Andrea Pirlo è diventato quello che conosciamo noi oggi. Se io sono un giocatore di 21 anni ci investirei, perché del resto hai 2-3 anni per poter provare, per poterlo lanciare in un ruolo magari inedito per lui, o comunque praticamente valorizzarlo. Ecco, deve fare il trequartista, che lo faccia, proviamolo a questo punto dietro le punte, proviamo magari come punta esterna, eccetera. Però tu ovviamente lo imposti, e se va bene la scommessa, tu ti trovi fra 2-3 anni un giocatore che può essere anche un giocatore di grande valore. Non è l'investire sul giocatore 27enne, 28enne, perché Pjanic è già un giocatore completo, quindi sappiamo già quello che può fare, può avere ancora margine di miglioramento, ma sicuramente non gli puoi cambiare l'impostazione tattica, è quello lì, e quindi così deve essere schierato. Kovacic invece, e sotto questo profilo io non lo vedrei male. Quindi praticamente tu distingui fra le scelte, come dire, per vincere oggi, sì, tanto per capirci, rinnovo a Buffon, rinnovo a Barzagli, rinnovo a Evra, arrivo di Dani Alves, tentativo nei confronti di Mascherano. Quelle sono scelte per vincere oggi. Poi ci sono delle scelte che invece ci serviranno, ovviamente unite a ciò che già abbiamo in casa, cioè Pogba e Dybala, che sono due fra i 3 o 4 migliori giovani calciatori al mondo, e tutti gli altri, e invece le scelte di fianco per il futuro, che può essere il Kovacic, che può essere il Berardi, che possono essere quei giocatori che nel tempo ci potranno permettere di... Perché tu a questo punto effettivamente già una base per il medio-lungo termine. Sì, sì, quindi, non è chiaro. Ecco, cioè, ma puoi anche, cioè, così, impostare una logica di una squadra base per il campionato e una squadra base per la Champions. Volevo arrivare lì, volevo arrivare lì. Va bene, andiamo in pubblicità, poi riprendiamo di nuovo i nostri discorsi, le nostre cose. Abbiamo anche notizie riguardanti
Gabriel Jesus, ci sono notizie su Gabriel Jesus, abbiamo detto anche notizie anche sulle possibili uscite, perché il Watford è lì che sta trattando Pereira con la Juve. Restate qui, come dico io, che vi conviene, perché abbiamo tante cose da dire. Rieccoci di nuovo in diretta con Agorà, eccoci qua. Allora, stavamo parlando ancora del possibile assetto della Juve il prossimo anno. Vi ho dato le notizie, vi dicevo di Gabriel Jesus. Allora, Gabriel Jesus, oggi ha parlato l'agente di Gabriel Jesus. Quello vero o uno dei... ha parlato un agente. È un casino, so, con quello lì. quindi uno che si è spacciato per... Okay. Uno che si è spacciato per la gente di Gabriel Jesus, e che cosa ha detto? Ha detto che la Juve sono stati contattati dalla Juventus, che la Juventus è molto interessata, che però loro stanno aspettando un'offerta concreta da parte della Juventus per quello che riguarda questo giocatore qui. Però poi gli è stato anche chiesto quali sono le altre società che sono interessati, hanno detto, ad esempio ci risulta che l'Inter sta, si è messa, lui ha detto chiaro, l'Inter non l'ho sentita, cioè ho sentito la Juve e ho sentito il Bayern Monaco. Magari non ha capito l'accento cinese, non so, cioè, non so, dice, non, ah sì, tu dici, non capiva la lingua, ha detto, no, noi abbiamo sentito la Juve e il Bayern Monaco, li abbiamo sentiti, però dobbiamo ancora iniziare una vera e propria trattativa. Però per quanto riguarda l'Inter, leggiamo sui giornali, ma noi non abbiamo ancora sentito niente, quindi di fatto l'Inter saranno dei propositi espressi ai vari amici giornalisti, però di fatto nell'affare Gabriel Jesus la gente... Io prima scherzavo sulla, esatto, scherzavo su questa cosa della gente, perché Gabriel Jesus sembra avere una situazione contrattuale piuttosto complicata, no? Da quel che ho letto, giocatori brasiliani, esatto, che non si capisce mai, esatto, cartellino di proprietà di 4-5 soggetti diversi in percentuali diverse tra fondi, procuratore attuale, procuratore passato, società attuale, società sì, passata, comunque, questo giocatore tra l'altro vogliono anche dei soldi veri per questo, non è che... di 40 milioni, sì, appunto. Questo giocatore qui, 18 anni, lo avete visto giocare? No, nessuno, perché tanti visto amici, filmati, perché visto tanti filmati, ma no. lo vogliono, per carità, i filmati ne ho visti anch'io, esatto, ma non dicono niente, i filmati, cioè, mettono non sempre il meglio, esatto, di quello che uno fa in 3 anni, 4 anni, 5 anni, mettono quelle 4 cose e dicono guarda questo che gran giocatore che è, quindi bisogna giudicarlo poi quando lo metti in campo e deve affrontare per esempio le difese italiane che non sono quelle del Virato, sai cos'è del brasiliano, che poi mi mette sulla difensiva il fatto di sentir dire il nuovo Neymar, ho capito, sì, bene, sì. No? Allora, quando Neymar, mi parlano del nuovo, esatto, io mi ricordo di Robinho che venne presentato come nuovo Pelé, per esempio, sì, sì. No? Prima di venire al Milan, molto prima di venire al Milan, quanti sono stati i nuovi Maradona in Argentina? Io mi ricordo Aymar, Saviola, Ortega, cioè, me ne ricordo una decina, no? Ce ne fosse uno che ha fatto una riuscita decente, fra parentesi. Quindi, come dire, un po' rimango lì, ecco, guardiamolo con attenzione. Io aggiungerei anche un'altra cosa. Per mia convinzione, sono convinto che nel calcio italiano, in particolare alla Juve, i giocatori brasiliani non siano molto adatti, a meno che già arrivino con esperienza europea già fatta. Il caso di Alexandro. Qui non è che suondi una porta, non c'è la porta. No, porto. Qui già c'è un'esperienza in Europa, esatto, fatta bene, fatta a un buon livello, e quindi Alexandro è arrivato già alla Juventus, pronto per poter giocare nel campionato italiano e poter inserirsi, direi, al meglio. Ma poi per il resto io sono scettico, perché poi parliamo sempre di giocatori che molto spesso sono più fumosi che di sostanza. Chi si ricorda il famoso Denilson? Come no, come no. Era praticamente un giocatore da circo equestre, sì, sì, che poi arrivati in Europa, proprio faceva sfracelli in Brasile, arrivati in Europa Denilson si è perso, si è smarrito. Sì, giocò in Spagna dove... Sì, non ricordo se fu a Siviglia, esattamente. Praticamente fu una stagione del tutto modesta. Ora, andiamo anche a giocatori arrivati in Europa, ecco il famoso Neymar. Io onestamente non mi sono mai entusiasmato per Neymar. Io ritengo che i veri fuoriclasse del Barcellona siano altri, soprattutto il vero fuoriclasse del Barcellona è Iniesta. Denilson era questo qua, te l'ho, sì, trovato.
Fortissimo, ecco. L'avevamo visto. Era uno spettacolo a vedersi. Era uno spettacolo. Una serie di finte inutili. Io la sindrome di Denison la mantengo sui brasiliani. E infatti stavo dicendo, tornando a Barcellona, che secondo me il vero fuori classe del Barcellona è Iniesta. Grazie a Iniesta, Messi riesce a essere quello che è. Mentre mancando un Iniesta in Argentina, Messi non ha mai reso nel modo come ha reso con il Barcellona. E poi c'è una serie di giocatori che completano quell'organico, quell'impostazione tattica che ha il Barcellona, e in questo praticamente io vedo molto meglio Suarez che non Neymar. Neymar è praticamente è il fiore all'occhiello di una squadra che, però, che a mio giudizio vincerebbe senza di lui. Sì. Non necessariamente con lui in campo. Sì, vero. Beh, però di gol ne fa Neymar. Allora, leggo un attimo qualche... Abbiamo dei problemi sugli SMS, giusto? Adesso riproviamo. Scusate se non abbiamo ancora letti, ma perché sei intasato. Non arrivano, cioè si è bloccato. La foto dell'Emiro Marotta, qui c'è il nostro amico, come si chiama? El Pasto, si firma El Pasto. Lui ci ha mandato questa foto qui, poi... Ci sono altri amici che ci scrivono e dicono, beh, qui altre foto, sono Mirko di Argenta, Juventino 35 anni. Argenta è dalle tue parti? No, è dalle mie parti, dalle parti dei miei genitori, in provincia di Ferrara, giù di lì. Ne ho 40, volevo chiedere se arriverà un top player per l'attacco. Poi, come vedi, la prossima Champions, ciao, grazie, poi ci ha mandato una foto, beh, del suo balcone, dove lui espone la sua bandiera della Juventus, eccola qua. Ah, poi tra l'altro voglio tranquillizzare un nostro amico di Pavia che mi ha appena scritto e mi ha detto: ho mandato io il mio numero di telefono, non mi hanno ancora contattato. Allora, caro amico di Pavia, non è che la Claudia non ti ha contattato perché non ti vuole contattare, perché ne sono arrivati talmente tanti di cellulari. E allora siamo andati in ordine cronologico, quelli che l'ha mandato per primo e poi tutti gli altri. Non ti ha chiamato perché quando arriverà il tuo turno, lei praticamente tira le righette sopra, tutti cancella tutti quelli che chiama, deve ancora arrivare il tuo turno, ti chiamerà. La prossima settimana siamo già saturi, ma comunque state tranquilli, tanto non è che noi quiz e questa ospitata che vi facciamo fare, questi premi che vi regaliamo, li faremo soltanto adesso a giugno e luglio, riprenderemo a farli anche a settembre, anche perché a settembre vi regaleremo le magliette nuove. Adesso abbiamo ancora quelle di questa stagione, le dobbiamo anche finire, le abbiamo anche fatto firmare tutti i giocatori, quindi gli va anche bene perché sono più belle, fra l'altro. No, qualcuno sarà anche un cimelio, perché ad esempio la maglietta di Morata, qualcuno ci aveva contestato dicendo: ma proprio quella di Morata, ragazzi, che se ne va, vabbè, ma perché quella di Vidal non la vorresti tu, quella di Tevez, di Pirlo non la vorresti, quella di Rubinho per esempio. No, vabbè. Però dico, cioè, sono sempre cimeli da conservare, poi sempre una maglietta che ha il suo valore, poi firmato, il pallone firmato da tanti giocatori, quindi sappiate che quando verrete qui a fare un viaggio, magari da Catania a Torino, non ritornerete mani vuote. Prego, Antonio. No, tornando sempre al discorso dei brasiliani, soprattutto dei brasiliani emergenti a 18-19 anni. Chi si ricorda della vicenda di Lucas Piazon? Piazon! Ve lo ricordate? Marotta venne veramente subissato di critiche per aver perso questo talento. E se ne parla più di Gerson. Lo scorso anno Gerson era veramente il nuovo Pelé. Sì. Addirittura l'accusa sembra... L'accusa che si muoveva alla società bianconera è: com'è che vi siete fatti sfuggire Gerson, che adesso è andato alla Roma? Se sta parlando più a Roma di Gerson? No. Ha giocato Gerson? Non mi ricordo. Un paio di volte avrà anche giocato. Ecco, quindi quando arrivano questi fenomeni 18enni, 19enni nel Brasile, io penso a questi precedenti. Per cui, francamente, non investirei forte su giocatori del genere. Marcello, sei riuscito a trovare qualcuno che odia i brasiliani, i giocatori brasiliani più di me? No, ma io no, odio in senso sportivo. Sì, però io i brasiliani, devo dire la verità, che li ritengo dei grandissimi giocatori, ce ne sono certi che sono fantastici. Però nella Juve. Sì, ne abbiamo avuti anche pochissimi. Però devo dire, ha ragione Antonio quando dice: però un conto è vederli nel loro campionato, vederli nella loro nazionale, che poi ultimamente anche la nazionale che sta facendo molto bene, però questo vuol dire che anche i loro talenti non siano così, cioè, io dico, ma l'altra sera, no, con l'Honduras, di dov'è che hanno giocato? Con l'Honduras, e hanno fatto 0-0, no? Brasile, Honduras, ancora Gabriel Jesus, che non... Credo che sia con l'under qualche cosa. Sì, ma perché allora non te lo è così forte? Questi vogliono 40, 50, 60 milioni per questo giocatore, come mai
lo lasciano ancora nell'under 21, under 20, cos'è che è brasiliana, e non ha già fatto il salto nella nazionale maggiore. Adesso, cioè, ad esempio, vi dico io un giocatore che piace moltissimo a Parati, ce l'ho già detto ai nostri amici, è un colombiano, me lo vado a prendere, si chiama, anche lui 18 anni, 19 mi sembra, è colombiano ed è stato convocato dalla sua nazionale a questa Coppa America, si chiama Marlos Moreno, ha 19 anni, e questo giocatore qua, e questo giocatore qui, eccolo, questo, se voi incontrate per caso Paratici, gli dite Marlos Moreno, lui dice, rimane un attimo, dice, come fa a saperlo? Perché Marlos Moreno è nella testa più di Gabriel Jesus. Nella testa di Paratici c'è più Marlos Moreno di Gabriel Jesus. Beh, sai, c'è anche un fatto. Colombiani si adattano anche meglio. Esatto, c'è anche un fatto. A oggi uno come Alexandro è il quarto brasiliano, fra quelli che ho visto io nella mia storia juventina, è il quarto brasiliano che abbia funzionato. Nel senso che io ricordo che ha funzionato Cinesinho, ero bambino all'epoca di Cinesinho, no? Il famoso scudetto della Juve Operaia di Riberto nel 67. No? Cinesinho era bravino. Poi mi ricordo di bravissimo Altafini, ma Altafini venne da noi che brasiliano non lo era più, ormai era italiano. Aveva giocato persino nella nazionale italiana, fra l'altro, no? E poi l'altro brasiliano, prima di Alexandro, che mi ricordo che abbia funzionato nella Juve, è stato Emerson, che è il giocatore meno brasiliano che si sia mai visto nella storia del calcio, credo, no? Perché non aveva nulla del brasiliano nel suo modo di giocare. Esatto, europeo a tutti gli effetti. Però invece mi ricordo purtroppo quella triade di disastri, anzi quel trio di disastri, Felipe Melo, Diego e a Mauri. Ecco, cioè, io mi sbilanciai molto, andai in trasmissione a fare il football bailado, me l'ho fatto la maglietta, però ho dato anche lezioni di samba. Anche io mi sbilanciai, dissi che fra tutti e tre non ce n'era un mezzo buono. Diego, l'unico brasiliano che quando aveva il pallone tra i piedi non sapeva cosa fare. Se lo portava a spasso sto pallone, non sapeva mai cosa in genere che il brasiliano. Tra l'altro c'è questa partita poi di esordio quasi, no? Perché era la prima di Felipe Melo e forse la seconda che giocava Diego, quella a Roma, in cui si vince con doppietta di Diego e gol di Felipe Melo, se non ricordo male. Ricordo che un amico mi scrive e mi dice: sai che ho rivisto qualcosa del grande Michel, non posso dire in televisione come gli ho risposto, ovviamente, perché non è carino, Diego, non siamo ancora in orario. Grandi pacchi. Assolutamente sì. Ha preso Ribas da Cunha. Io non lo so perché, sono invece più convinto che Diego Ribas da Cunha. Io poi sono convinto che i giocatori che meglio si innestano nel gioco della Juve e nella storia della Juve sono argentini e uruguayani. Sì. È la storia. Sono praticamente perché quella tenacia, quel modo di combattere, di imporsi, eccetera, è tipicamente della Juventus, che forse è la squadra più sudamericana, nel senso, diciamo così, di squadra argentina o uruguayana, non certamente di squadra brasiliana o di squadra. Ecco, queste cose lasciamole casomai al Milan che parla di calcio spettacolo, lasciamole all'altra società, ma noi siamo praticamente la squadra, infatti. Vabbè. È rarissimo che un argentino o un uruguayano alla Juve siano andati male. Pjanic un ottimo acquisto, ci dice Pinuccio da Lecce, ma chi coprirà l'assenza iniziale di Marchisio? Spero che recuperi quanto prima. Era quello per cui io parlavo, del possibile, chi lo sa, magari arrivo di un Mascherano o di un André Gomes, chi lo sa. Da come si è messa la situazione la vedo molto difficile anch'io. Molto difficile, sì, la vedo veramente molto difficile. Anche perché sono soldi. E tu non puoi andare a pagare così tanto un giocatore di quell'età, cioè loro vogliono Marchisio, dice vabbè, lo volete, ve lo diamo, dacci 40-50 mila, ma non è la loro clausola. No, credo credo che con 30 vabbè, 30, ma anche 30, 32 anni un giocatore, è quello il punto, ragazzi, cioè è un rischio ma enorme, che poi quando lo devi rivendere fra 2-3 anni, no, se per caso non funzionasse, non te lo compra nessuno, o te lo comprano a 8, 7, chiaro. 5 milioni, cioè non è... No, poi sentiamo, peserebbe molto anche in termini di ingaggio. Sentiamo velocemente un amico a casa, pronto? Pronto? Eccoci qua. Top Calcio? Sì, no, Top Planet. Top Planet. Top Planet. Senta, io ho visto l'acquisto di Pjanic, sì. Sì. No, volevo soltanto l'acquisto di Alves, dati per sicuri. Soltanto che Alves, secondo me, nella Juventus può giocare solo col 3-5-2, perché metterlo a terzino significa
fargli perdere tutte le sue qualità, diciamo, e poi per l'età che tiene non potrebbe fare il terzino tutta la fascia. Quindi Pjanic in questo caso, dove al posto di chi giocherebbe, dovrebbe giocare soltanto come regista basso, tentarlo nel 3-5-2. Perché se lo fai giocare al posto di Khedira o di Pogba, perdi potenza nel centrocampo. Com'è che ti chiami, così ti do una risposta? Antonio, dove ci chiami? Io vedo i due acquisti, mi scusi, vedi i due acquisti, ottimi acquisti dal punto di vista tecnico, però molto leggerini, la Juventus perde di potenza fisica, secondo me. Antonio, dove ci chiami, scusa? Da Benevento. Adesso ti rispondiamo, Antonio, ti rispondiamo, ciao. Ma io sono dell'idea che Antonio sbagli a dire che questo giocatore, che Pjanic giocherà. Abbiamo sistemato la difesa, però non abbiamo altro. Pjanic è un giocatore molto duttile, è nelle caratteristiche proprio della Juventus acquistare giocatori sempre duttili, giocatori che possono fare più ruoli. Ma anche ruoli. Perché non si gioca in 11. La difesa, mezzala, certo. E dietro le punte, quindi fa tre ruoli. Antonio fa tre ruoli questo giorno. L'unica cosa che lui non fa bene, secondo me, è la fase di interdizione, però è anche vero che i giocatori per quella fase comunque li abbiamo. Preferirei, lo ripeto, averne ancora uno, ma andiamo, insomma, come dire, andiamoci piano, nel senso che mancano, oggi è il 9, mancano 22 giorni all'inizio del calciomercato, non alla fine, mancano 22 giorni all'inizio, poi finisce il 2 di settembre. Ma i nostri amici sono impazienti. Si tranquillizzi. Io presumo anche che l'arrivo di Pjanic potrebbe essere preludio a un cambio di modulo tattico, quindi probabilmente non vedremo più il 3-5-2 o perlomeno il 3-5-2 di quest'anno, che era più un 4-4-2 mascherato, diciamo una difesa a 4 in fase di non possesso palla e invece una difesa a 3 in fase di offensiva. Quindi, perché noi avevamo sempre due esterni alti quando si attaccava, quando invece si difendeva, certo, si abbassava soltanto uno dei due, o quello di destra o quello di sinistra. Quindi, però era questo il modo che prevedeva appunto questo tipo di accorgimenti, proprio perché avevamo Marchisio in campo, avevamo che dire, eccetera. Io penso che con Pjanic ci dovremmo cambiare anche il modulo, quindi non lo so, un 3-4-1-2, un 4-3-1-2, probabilmente ci siamo. Sì, ma anche perché Massimiliano Allegri già l'anno scorso tentò di modificare un po' l'assetto tattico, non ci riuscì, però quest'anno magari lavorandoci sopra già dal 6 di luglio in avanti, prendendo dei giocatori più simili a quel tipo di calcio che è in testa lui, può essere qualche novità. Ce la fa trovare nel prossimo campionato. Io credo che per esempio Pjanic somigli molto di più a quello che Allegri fece fare non nell'ultima stagione, quella precedente, cioè nella sua prima stagione, a Vidal, cioè quel finto trequartista, no? In pratica, che era un centrocampista aggiunto ma un pochino più avanzato rispetto agli altri, cosa alla quale quest'anno si è ovviato, come diceva giustamente Antonio, con l'andare avanti in maniera sfalsata, più a destra o più a sinistra, a seconda di quello che era l'esterno più offensivo che veniva schierato dei due. Quindi credo che Pjanic possa offrire delle soluzioni ulteriori. Sul fatto che Dani Alves possa o meno tenere dal punto di vista fisico, accidenti, a 33 anni non ha neanche mai avuto problemi particolari nella sua carriera, insomma. Problemino l'ha avuto quest'anno, problemino, perché ne ha giocato 51. Ha giocato 50 partite. 51. All'inguine, che è sempre un punto un pochettino delicato. Devo correre, Lucia, perché abbiamo sforato un attimino, però noi continuiamo ancora per un'ora qui col tutori e l'avvocato La Rosa a parlare di Juve e di darvi ancora altre notizie, ad esempio le contropartite tecniche chieste dal Sassuolo per Berardi e che Marotta non vuole dare. Restate qua. Rieccoci di nuovo dalla nostra piazza bianconera di Agorà con Top Planet, con noi Nino Ori e l'avvocato Antonio La Rosa, rispettivamente di Juve a 3 Stelle, ex Juventino Vero, ricordate, uno dei fondatori di Juventino Vero, e Antonio invece per U World. Vado un attimo sulle mail, perché ripeto, sugli sms c'è qualche problema oggi, probabilmente perché mi stanno arrivando una marea, quindi è stata un po' intasata la casella dell'sms. Ciao Marcello, Pjanic mi sta bene, dice Ruggero, così lasciamo perdere Mascherano perché tanto il Barça non ce lo dà. Se veramente l'offerta per Pogba fosse vera, io non ci penserei un secondo a venderlo, con quei soldi io farei, dice, nell'ordine, Andre Gomes,
Lukaku, un esterno destro e un centrale di difesa. Vi pare poco? Un centrocampo con Marchisio, Pjanic, Andre Gomes, più che dire Lemina. Che ne dite l'idea di Ruggero? Ve la giro. La prima cosa che mi viene da dirne è che a oggi Pogba ci costa credo 10-12 milioni l'anno in termini di tra ingaggio e ammortamenti. I tre giocatori di cui lui parla, con i quali sostituirebbe Pogba per via dei 100 milioni che si incassano, sarebbero André Gomes, chi erano gli altri due? Scusami, Lukaku. Lukaku è un centrale Gomes, difensivo. Un centrale difensivo, okay. Un altro. Che vorrebbe dire fra ammortamenti? L'esterno, lui vuole un esterno e un centrale. Comunque devi pagare l'ingaggio a tutti questi qua, c'è poco da fare perché hanno sto vizio che vogliono anche i soldi. Pagati, non gli basta essere nella Juve. E in più c'è il cartellino da ammortizzare, quindi vuol dire che diciamo una quarantina di milioni l'anno per 4-5 anni. A questi giocatori, mentre ripeto, Pogba ne costa 10-12 l'anno. E, non lo so, io dico che di Pogba abbiamo bisogno, di altri li devo ancora vedere, non lo so. Pogba, siccome sono stati spaventati i nostri amici da tutte le notizie, certo, che sono uscite in questi giorni, e infatti qualcuno ci chiede. Beh, ma le danno apposta queste notizie. Dice, infatti Armando da Bagnara ci dice: abbiamo sentito parlare di un'offerta del Real per Pogba. Non vi sembra un po' altina la cifra? Io se fossi in Allegri, prendendo due campioni come Morata e Isco, o Cross o Casemiro, più soldi, lo lascerei andare. 120 milioni sono tantissimi. Non dimentichiamo che vendendo Zidane io ho questo buffo Turan. Ancora, non è vero. Ancora, però lui, non è vero. Cioè, però secondo me non è la stessa cosa Isco, Cross, Casemiro. Turam, Nedved, Buffon non sono la stessa cosa di Cross, Isco e Casemiro. Ma poi non riesco a capire perché Real Madrid voglia a tutti i costi vendere Kroos, l'ha appena preso. E perché dovrebbe vendere Casemiro, che addirittura viene schierato titolare in finale, nella finale di Champions League. E poi c'è una provocazione per Antonio, un altro Antonio che ti dice: scusa, ma allora i due brasiliani che ha preso la Juve non sono affidabili? Allora, forse sono stato poco chiaro. Mi riferivo io al caso di Gabriel Jesus, che è un giocatore di 18 anni, di cui si parla in maniera meravigliosa, straordinaria, ma che ancora va visto all'opera in Italia. Io ho esperienze di giocatori brasiliani presentati a 18-19 anni come fenomeni. Ho fatto il caso io di Piazon, ho fatto il caso anche di Gerson. Qua a 18 anni. Certo. Potrei anche parlare di Pato, arrivato e poi smarritosi qui in Italia, arrivato un anno quando ancora non è ben conosciuto, che ha fatto a buon livello, poi è andato via via scalando. Al contrario, Dani Alves da quanti anni è in Europa? Credo sia 10 anni che è in Europa. Sì, perché prima ha giocato a Siviglia. Sì, e poi ha giocato a Barcellona. Alexandro da quanti anni è in Europa? Almeno 3, se non ricordo male. Quindi sono giocatori già che sono sbarcati in Europa e che quindi hanno sicuramente acquisito una mentalità diversa rispetto a quella che c'è nel calcio brasiliano. Il calcio brasiliano in questo momento è in crisi. L'abbiamo visto quando loro riescono a organizzare, e nel loro mondiale, nonostante tanti episodi che in fondo portavano avanti la squadra di casa, perdono in quella maniera talmente disastrosa la semifinale contro la Germania, e perdono anche in maniera disastrosa la finale per terzo e quarto posto, significa che il calcio brasiliano in questo momento è un calcio in crisi. Quindi questi giocatori, questi presunti talenti, non provengono da una scuola tipo quella argentina in cui c'è un livello medio-alto, e noi lo vediamo, cioè in Argentina, la nazionale argentina può permettersi anche il lusso in questo momento di non convocare all'attacco gente come il nostro Dybala e come Icardi. Che sono anche Tevez. Anche quindi Tevez. Si può permettere anche questo lusso, per cui se noi prendiamo un grosso attaccante argentino, è un attaccante che deve competere con questo livello di giocatori. Questo è praticamente il mio dubbio sui vari Gabriel Jesus e così via. Per cui io, anziché investire 40-50 milioni su questi giocatori, preferirei investire una cifra di quel genere, se poi lo devo fare, per avere un giocatore sicuramente affidabile, che sia già europeo, che sia collaudato. Ecco, parliamo di Cavani per fare un esempio. Io il sacrificio su Cavani eventualmente lo farei, ma non certamente su un Gabriel Jesus che ancora deve dimostrare tutto, non soltanto come campione, ma soprattutto come giocatore adatto al calcio europeo. Certo. Ci scrive un nostro amico che ci dice, lui è Giovanni da Bari, dice: Marcello, ti sbagli sulla clausola, per quello che riguarda Pjanic, sulla clausola, guarda su Transfermarkt, esiste. Io se fossi in Marotta, se non si arrivasse a Berardi, penserei alla Lacazette. Guarda, io sono andato però... Di quale clausola parliamo, scusa?
la causa rescissoria di Pjanic. Io sono andato su Transfermarkt, me lo sono proprio andato a aprire, eccola qua Transfermarkt. Ma che c'entra la Transfermarkt? Perché lui dice, vai a vedere Transfermarkt, no, e su Transfermarkt c'è, io devo dire la verità, che sono andato, eccolo qua. Valore 35 milioni, è tanto inferiore alla clausola, si no, vabbè, è entrato 30 giugno 2018, ma non vedo scritto da qualche parte che c'è una clausola rescissoria. Poi, caro Giovanni, l'importante è che ci sia, l'importante è che ci sia nei conti della Roma e in federazione, non che ci sia su un sito che si occupa di trasferimenti, non è questo il discorso secondo me. Ah sì, no, no, lui dice, ecco, adesso l'ho trovato, ecco, allora, ecco, allora Giovanni, guarda, hai ragione, c'è scritto clausola rescissoria di 38 milioni, 28 milioni dalla stagione 2017-2018, ok, ha ragione Transfermarkt, ma Transfermarkt, Giovanni, pensava che questa clausola fosse una clausola che fosse stata mandata, inviata, cioè registrata, depositata presso la Lega Calcio, la FIFA, in cui appunto organo ufficiale in cui si dice guarda, noi abbiamo fatto sottoscrivere una clausola rescissoria di tot milioni al nostro giocatore e questa vale per noi. Noi è stato scoperto, e non solo da noi ma da tutti, che questa clausola rescissoria sarebbe più che altro una scrittura privata. E ma questo tanto, Transfermarkt non lo poteva sapere. Ma tanto comunque in ogni perché caso... Perché la Transfermarkt riceve la notizia dalla Roma, la Roma gli dice c'è la clausola rescissoria, punto chiuso. Poi però adesso abbiamo scoperto, nel momento in cui siamo andati a trattare, cioè nel momento in cui Marotta e Paratici decidono di andare a prendere Pjanic, Marotta e Paratici si rendono conto che la clausola rescissoria, o probabilmente lo sapevano anche già prima, per quello hanno insistito su Pjanic, la rescissoria vera e propria non esiste, che si poteva lavorare, che effettivamente, essendoci un accordo privato, si poteva giocare su questo. Allora tu dici, benissimo, 38 è il vostro accordo privato, allora a questo punto non esiste un limite e non c'è un obbligo da parte della Juventus di doverti pagare cash tutti i soldi che spettano a te, perché poi c'è la parte tra 7,5 milioni al giocatore, di pagare tutti il cash, posso anche diluire. Fondamentalmente il discorso della clausola rescissoria è semplicemente una tutela della società nei confronti della volontà del calciatore, vale a dire, se il calciatore se ne va, cioè se io mi perdo questo calciatore, so che avrò in casa quei soldi lì. Tradotto, voglio comprare un giocatore sul quale c'è una clausola rescissoria di 40 milioni, posso anche non trattare con la società, vado lì, prendo 40 milioni, mi porto via il giocatore. Adesso so che sembra un ragionamento da supermercato, ma era per capirci meglio, no? Il discorso è, non si fa così, nel senso che normalmente che cosa si fa? Si va a trattare con il giocatore prima, con la società dopo o viceversa, a seconda dei momenti di mercato nei quali è permesso farlo, e si discute usando la clausola rescissoria come base di calcolo, cioè di gente che paghi la famosa clausola rescissoria entro i 60 giorni in unica soluzione, eccetera. Ce n'è stata veramente pochissima fino ad ora. Io ricordo che se ne parlò all'epoca del passaggio proprio di Cavani, no? Dal Napoli a Paris Saint-Germain. Ma Cavani dal Paris Saint-Germain al Napoli è stato pagato in 3 anni, quindi non hanno pagato la clausola rescissoria, hanno trattato sul prezzo base che era quello della clausola rescissoria. La clausola rescissoria mi serve per aggirare la volontà della società che in quel momento è proprietaria del cartellino. Voglio portarti via il giocatore, te lo porto via, che ti piaccia o meno, sei tu che ci hai messo la clausola, che diavolo vuoi? Questo è il principio in pratica, no? Però normalmente si tratta con l'altra società. Infatti adesso iniziava un attimo la società. Quindi che questi 32, 30, quello che sono, 30, siano frutto 30, di 30, clausola, 30, non clausola, 30, francamente 30, ci frega poco. 30, l'importante 30. È che le due società si mettano d'accordo. Mi era sfuggito una cosa, volevate dire qualcosa a Sabatini? C'era qualcosa, volevi dire qualcosa Antonio Sabatini? Ti vedevo. Un saluto. Salutalo. Vuoi aggiungere qualcosa? Solo saluto. No, un saluto. Basta. Come vogliamo salutare Raja? Sì, come sì. Vogliamo salutare anche Raja? Perché gli portiamo i saluti di Miralem che fra un po' arriva. Salutiamo anche Moratti, dai. Salutiamo. Ma già che ci siamo. Sentiamo l'amico a casa. Se c'è. Sì, c'è. Pronto? 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 Sì. Marcello? Sì. Top Planet? Sì. Buonasera a tutti. Ciao. Io sono Luciano dalla Toscana, dalla provincia di Siena. Ciao. Ciao. Dici. Volevo fare così un attimo una riflessione un po' sugli acquisti che sta facendo la Juventus. Se oggi mi sembra, no? Mi sembra una bella giornata oggi, no?
sì, io allora su Pjanic e Alves sono molto contento. Direi che sono due ottimi colpi. Riflettevo un attimo invece su, per esempio, su Berardi, che secondo me non vale quei 25 milioni, massimo secondo me Berardi 15 milioni, questa così è una mia opinione, niente di più. La cosa che mi preoccupa un po' è appunto proprio l'attacco, perché Lukaku, a parte il costo, ma secondo me non è un giocatore sopravvalutato, secondo me. E quindi se andasse via Morata, credo che la Juventus avrebbe qualche problemino in attacco. Questo è, ripeto, è sempre una mia opinione, però secondo me non è un campione Lukaku, insomma, è un giocatore che... Tu ti terresti Morata? Come? Ti terresti Morata? Beh, io farei un sacrificio per Morata, secondo me questo è un top player, nel giro di un paio d'anni diventa veramente forse o l'attaccante o tra i due o tre attaccanti più forti al mondo, secondo me. E l'ha detto anche Del Bosque, che dice che diventerà secondo forte me, come ma l'ho letto su Tutto Sport questa cosa, ma io dico la verità, ero convinto, io sono proprio un grande estimatore di Morata, quindi. E poi l'ultima cosa, e poi vi lascio, sì. Mi preoccupa un po' questa situazione di Pogba. So che la Juventus non lo cede, ma la cosa che mi preoccupa è che il Real Madrid sta trattando con Raiola, e Raiola è una persona che secondo me è poco affidabile. Questa è la cosa che mi preoccupa. Sulla cosa di Pogba, però, io secondo me ti vorrei tranquillizzare, perché secondo me Pogba alla fine resterà la Juventus, te lo possiamo dire anche qua ai nostri ospiti, perché le notizie che abbiamo raccolto noi per il momento vanno tutte in questo senso. Posso due parole? Ti rispondiamo comunque, ti rispondiamo adesso, vai davanti al tubo e ti rispondiamo. Ciao, sempre, ciao, forza Juve. Ciao sempre. Sentiamo No, due parole su Raiola, credo che sia il caso di dirle, visto e considerato che sento molti con questa cosa del Raiola che sarebbe poco affidabile, eccetera. Raiola è semplicemente, fra tutti gli agenti intermediari che fanno da intermediari fra i giocatori e le società, il più bravo di tutti. Ed è normale che il giocatore più bravo abbia il procuratore più bravo. Questo Raiola, del quale tanti tifosi, soprattutto juventini, sembrano aver paura, è quello che ci ha portati Nedved, Ibrahimovic e Pogba, Cioè, se devo aver paura, se il mio nemico, quello di cui ho paura, è uno che mi ha portato Nedved, Ibrahimovic e Pogba, gli amici cosa mi devono portare? Pelé, Maradona e Cruyff? Non lo so, cioè, adesso siamo pratici. Cioè, mi devo preoccupare di uno che mi ha portato quella gente lì. Nedved è il vicepresidente della Juventus, è il migliore amico di Mino Raiola. Se fate due chiacchiere con Luciano Moggi, chiedete a lui chi è Mino Raiola. Mino Raiola, lo ripeto, è il più bravo. Certo che è uno che guarda i propri interessi, ma proprio perché è uno che guarda i propri interessi, sa bene che in questo momento l'interesse del suo assistito Paul Pogba è quello di stare in un top club come la Juve, è quello di giocarsi e di vincersi le cose in un ambiente come quello juventino. Cosa tirerà a fare? Tirerà ad alzare il più possibile l'ingaggio, e ci mancherebbe altro. È il suo destino. Il problema, per quello che lo ripeto, l'ho già in parte detto prima, che se ne vada? No, neanche un po', ma neanche un po'. Il problema è sempre il solito: abbiamo dei calciatori che sono buoni, Pogba e Dybala sono due fra i tre o quattro migliori giovani calciatori al mondo. Mi sembra normale che le altre squadre li vogliano, mi sembra normale che le altre squadre ci provino a parlare con i loro agenti e così via. Sarà così sempre, ci mancherebbe altro. Noi non lo facciamo, non andiamo a parlare con i procuratori dei giocatori più bravi che ci sono nelle altre squadre. È così, fa parte del mercato, insomma, non c'è nulla di strano. Quante volte, allora, poi ci sono gli discorsi, ma se arrivano e offrono 100 milioni, allora succede così, così e cos'ha. Allora, Bale giocava nel Tottenham, giusto? Sì. Passò al Real Madrid per 109 milioni. Mi fate un elenco di ciò che ha vinto il Tottenham in questi anni con il reinvestimento di questi 109 milioni che ha preso dal Real Madrid. Ma manco una coppetta per sbaglio. Nemmeno quest'anno che hanno fallito Manchester United, Manchester City, Tottenham. Arsenal. È stato in corsa fino quasi alla fine. Chelsea, Liverpool, hanno fallito tutte e cinque, lo scudetto ha vinto il Leicester. Manco quest'anno ha vinto il Tottenham. È arrivato terzo, ci è andato non lontanissimo, ma è arrivato terzo.
Quindi vuol dire che i soldi non sono tutta sta garanzia di ottenere chissà quale risultato. Lo ripeto, ne vendi uno e ne prendi tre, per, hai tre ingaggi da pagare. Okay. E attenzione, se sono buoni quei tre, attenzione che poi l'anno prossimo il Real Madrid, il Barcellona, il Bayern, eccetera, vengono a romperti le palle anche per quelli, eh? Non è che vengono solo per Pogba, verranno come già stanno venendo anche per Dybala, fra due anni verranno a romperci le scatole per Berardi e così via, è la normalità del mercato. Vi siete mai chiesti come mai non vengono a non venivano a picchiarsi per cercare di portarci via Peluso? Però si picchiarono per pur di non farci arrivare Guarin. Pino da Salerno che disse per quanto riguarda Pjanic speriamo che non si ripercorra, purtroppo è un po' schiacciato, non si ripercorra la stessa vicenda di Guarin vista la rivolta romana. Io la rivolta romana non l'ho vista. No, ci sarà. Quando sarà ufficiale o quasi ci sarà. Allora, andiamo in pubblicità e poi abbiamo ancora ben 40 minuti da stare insieme. State lì perché vi conviene. Eccoci di nuovo in diretta con i nostri ospiti, Ninori e Antonio La Rosa. Stavamo parlando di Pjanic e la rivolta, meno sembra che ci sia il momento della rivolta. Voi vi aspettate la rivolta giallorossa? Qualcosina ci sarà, dai, qualcosina ci deve essere. Sentiamo il nostro amico a casa se ci dà uno spunto di discussione su Pjanic o su altro. Pronto? Oh, pronto, buonasera Top Planet. Ciao. Buonasera Marcello. Ciao. Chi sei? Claudio Vercelli. Ogni tanto. Allora, posso dire... Sì, stiamo aspettando che tu dica qualcosa. Ecco, volevo dire, non facciamoci prendere per il fondelli da Real Madrid. Per cosa? 120 milioni se ce le danno e se le prendono. Devono essere, glielo dico anche al signor Ori e all'altro collega, devono essere puliti, Poi prendiamo noi i giocatori che vogliamo, non Morata, che continuate a manarla con Morata. Loro fanno opposta, 60 Morata e 30 Kovacic e poi ce ne filano 30 milioni di euro e noi siamo a posto. Loro mettono Pogba a fianco di Casemiro, non è il pallone una cosa da super per capirlo. Kroos e Isco che ha le gambe corte, lasciamole pure Real Madrid, Io le propongo, se proprio devono prendere 120 milioni, vorrei cosa ne pensassi voi altri. Va bene, Darmian, Kanté e quel Lukaku, tre giocatori con 120 Luca. Milioni, Quindi, saluto e vi faccio i complimenti, ditemi qualcosa, Va bene, adesso Darmian, Kanté e Lukaku. Va bene, adesso ti rispondiamo. Nessuna trattativa per Morata e per il Real Madrid, Va bene, adesso stai tranquillo, adesso ti rispondiamo. Vedi davanti alla TV che ti rispondiamo. È corso, vuole la risposta. Dategli una risposta. Allora, su Morata, secondo me il Real Madrid sta un pochettino bluffando. Mi spiego perché. Su Morata. Allora, poco fa si leggeva che Del Bosco ritiene che Morata fra 2-3 anni sarà a livello di Lewandowski, a livello dei migliori attaccanti al mondo. Per quale ragione allora il Real Madrid dovrebbe utilizzare la recompra, che io comprenderei se dovesse farlo giocare in prima squadra, tra l'altro prenderebbe il posto di Benzema, che già è un giocatore che comincia a essere un po' avanti negli anni, soprattutto un giocatore anche molto scomodo caratterialmente, sappiamo benissimo certe vicende che lo hanno anche portato ad essere escluso dalla nazionale francese. Quindi, ora il Real Madrid dovrebbe prendere un giocatore che viene considerato un futuro crack del calcio internazionale per rimetterlo in vendita. A chi? A squadre che ancora dovrebbero essere il Manchester United, una squadra, un altro il Paris Saint-Germain e così via. Io ho una sensazione che Real Madrid stia un pochettino giocando in questo momento per cercare di ottenere dalla Juventus, mettiamo qualche immagine di Morata, la controrecompra a un prezzo che sia quanto più vantaggioso possibile. E allora, anche qui torniamo al discorso, Morata è sicuramente un giocatore fortissimo, un giocatore che comunque finora ha avuto un rendimento, direi, oscillante, sia il primo sia il secondo anno. Voglio ricordare che il primo anno lui esplose nel girone di ritorno e anche in campo europeo. Lo scorso anno è stato sicuramente importante in Europa, ma è stato anche il giocatore che nella partita decisiva a Siviglia praticamente...
ci ha condannato. A Siviglia, allora, sì, però a Siviglia è stato anche molto sfigato. D'accordo. Ma voglio dire, quindi è un giocatore che in questo momento alla Juve non è sicuro di giocare titolare. È chiaro? Quindi se una squadra come il Real Madrid, che dovrebbe riprendere un giocatore come Morata, che non è titolare nella Juve in questo momento, ma è sicuramente un giocatore di grandi promesse future, perché rivenderlo? Quindi io ho l'impressione che qui ci sia anche un... Che ci sia sotto qualcosa, sì, insomma. Cioè, ma tu sai che Florentino Perez non lo ama, Lui non ha grandi amicizie all'interno dello spogliatoio. Quindi può essere un modo per cercare di ottenere dalla Juve un prezzo più alto per la controprova. Perché loro dicono, ma abbiamo già in Premier gente che ce lo compra, se tu vuoi adeguare. Infatti lo vendono in Premier. Infatti la Juventus, i giorni scorsi c'era un incontro, non appena gli è stato detto, ma recompra, noi la esercitiamo, lo vogliamo, se volete venite qua con 60 milioni. La Juve non si è presentata. Ha detto, se tu calmi le tue pretese e vuoi parlare, parliamo, se no. Tra l'altro, la recompra, tu lo sai meglio di me perché te ne studi, cioè, ma anche Antonio, ve lo sapete. Secondo me la sa meglio lui. Sì, ma lui sui documenti lui. Quelli. No, ma Antonio, tu l'hai vista il documento, quello lì della recompra? Quello in spagnolo, sì. Quello spagnolo, l'hai visto che circola. Allora, in quel documento c'è scritto che la recompra deve essere esercitata dal Real Madrid per Morata entro il 15 di giugno. Mm-hmm. Dopo, siamo al 9, eh? 9, sì. La deve esercitare, infatti è vero che la Juventus voleva un incontro con il Real Madrid questa settimana. E il Real Madrid ha detto, ha sparato 60 e gli ha detto la recompra, noi la vogliamo, poi se volete presentatevi con 60 perché sennò non si tratta nemmeno. Quindi, e la Juve ha detto, non mi presento nemmeno. Viene al mio discorso, cioè che il Real Madrid sta un po' entro il 15 la deve esercitare. Il Real Madrid sta giocando su questa vicenda per ottenere prima dalla Juve una cifra molto maggiore per la cosiddetta controrecompra. Cioè, lo vuoi tenere definitivamente? Beh, hai 20 milioni che mi hai dato prima, non mi dai i 30 adesso, mi dai altrettanti 30 milioni, quindi te lo tieni. Totale 50 milioni. Beh, io a questo punto 50 milioni attaccante preferirei puntare sul Cavani. Che poi tecnicamente non è neanche così, perché in realtà Real te ne dà 30, tu gliene devi dare però 60. Non avete, certo, non abbiamo ancora risposto all'amico, bravo. Perché lui dice, Darmian, Kanté, Lukaku. Mi tengo Pogba. Anch'io. Kanté non mi entusiasma. Darmian, se dovesse arrivare, vorrebbe dire che gli Steiner ci saluta, perché immagino che avendo Dani Alves e Darmian poi su quella fascia, probabilmente gli Steiner ci saluterebbe. Lukaku non lo so, potrebbe essere una soluzione interessante per l'attacco, come lo potrebbe essere Götze, come lo potrebbero essere tanti Lukaku giocatori, non lo so. PlayStation? No. Lukaku è fortissimo alla PlayStation. Abbiamo fatto. Alla PlayStation? C'è anche il nostro regista, lui che gioca alla PlayStation. Quindi bisogna... mio consiglio aveva preso, ha messo la sua squadra Lukaku e l'ha trovato fortissimo. Esatto, quando arrivò Diego alla Juve già allora mettesti Lukaku nella tua squadra della PlayStation. Quindi bisogna comprarlo ma per oggi, la PlayStation. No, no, vabbè, ma non per la Juve. Stiamo scherzando. No, giusto per dirti. Perché abbiamo fatto il Top Game, io e Monblano, Belgio-Italia. Mm-hmm. Lukaku ci ha fatto impazzire. Cioè, nel senso che fa di tutto, la PlayStation è fortissimo, poi è chiaro che non si va con un giocatore. Io penso che Belgio Italia ci faranno impazzire tutti. Forse è più forte in PlayStation dal vivo, perché in PlayStation è fortissimo. Adesso stavamo scherzando. Parlavamo di Piani, perché il tema del giorno lo sapete, no? È questo qua, colpo della Juventus, colpo Piani. Allora, guarda, dicevamo, i tifosi della Roma si stanno arrabbiando, rabbia, tifosi Roma. Molto stizzito Pallotta, che addirittura ha detto ai giornalisti che gli andavano domandando la trattativa, smettetela, ve l'ho già detto, mi seguite tutti i giorni, datemi tregua, per questo vengo così poco a Roma, e non ne vuole parlare. Che sì, vi ho già detto ieri che dovete lasciarmi tranquillo, sì, una roba del genere. Sulle radio romane, web, eccetera, dice che già hanno dato al Pallotta, è stato soprannominato il braccio destro di Agnelli. Vai. E poi giocatore traditore mercenario, vabbè, questo è un classico. Io rimango della mia idea, quella che ormai da anni sostengo, che Dio ce li conservi sempre così. Mentre invece, sempre, sapete proprio, chi ha parlato oggi a torcedores.com, un sito... Ho paura che tu stia per dirlo. Sì, è lui.
Ho paura che lo stia perduto. Ha parlato Ernie, colui che ha già detto vorrei stare qua tutta vita, mi trovo bene, ho comprato casa a Torino, affittala. Allora, Ernie che cosa dice? Ernie ha detto, beh, prendo tutto Juve che lo ha sintetizzato, dall'Inter alla Juve è stato un trasferimento inaspettato. Ah, su questo, guarda, siamo d'accordo tutti. Non è stato facile adattarmi. Però in Italia sono cresciuto, la nazionale ci credo ancora, ma la Coppa America non la sta facendo, perché mi sembra che non sia stato convocato. Poi volevo andare a vedere nel dettaglio che cosa dice, beh, lui fa un paragone tra Buffon e Rogerio Ceni, che mi sembra sia 100, 120 che hanno caratteristiche in comune. Sì, peccato che Rogerio Ceni abbia segnato circa 130 gol in carriera fra punizioni e rigori, no? Se non comunque, ricordo male. Parlando di Juve, Ernie dice il trasferimento all'ultimo giorno di mercato è stato abbastanza inaspettato. Ho dovuto provare ad ambientarmi il più in fretta possibile. Alla Juve ho trovato un nuovo sistema di allenamento, ho iniziato a giocare come mediano davanti alla difesa, posizione che non ricoprivo da diverso tempo. Poi ci sono stati alcuni fattori extracampo, il cambio di casa, questa casa gravita all'interno della vita di Hernanes, di Alessandro, la nuova scuola per i bambini vai. E altro, non so, forse litigi con la moglie, perché a volte chi guarda dall'esterno pensa che i passaggi fra i club dello stesso paese siano semplici. Non è così, ha patito il passaggio. Spiace. Prego Antonio. È passato dall'Inter alla Juve. Diciamo che con la differenza che fatto un bel salto. Lo scorso anno Dybala è passato dal Palermo alla Juve, però a Palermo sicuramente c'era un ambiente un po' diverso e quindi non ha risentito, anzi è andato in avanti. All'Inter c'è qualcosa di diverso, quindi. Però io ti dico anche questo, praticamente, siccome... Non ha fatto una grande stagione. No, non l'ha fatto completamente. Ma vedi, è il primo anno, se vanno via alcuni giocatori, quando si dice Asamoah, Pereira, si parla anche di Patuin, eccetera, potrebbe essere un buon rincazzo, perché poi alla fine è un giocatore che può essere utile in determinati frangenti. Pensa, ricordati... Sì. Tu eri a Roma, ricordati che se avessimo fatto la finale anziché a Roma, a Milano quest'anno, avevamo questo qua, non ci avevamo né Marchisio né Chiedi. Però, ti dico un'altra cosa, Hernanes in campo europeo, quelle poche volte in cui è stato schierato, forse ha reso un pochino meglio, perché non ci sono gli atteggiamenti. Allora, non dimentichiamo noi, Juventus Bayern all'andata. È entrato Hernanes e la squadra ha cambiato completamente il registro, forse perché il Bayern non lo pressava, gli ha lasciato libertà di movimento, ha preso le redini del gioco a centrocampo e la squadra praticamente ha cambiato completamente il registro. In Italia sicuramente dove c'è un pressing molto alto, dove sicuramente le squadre sono meno sprovvedute dal punto di vista tattico e diciamo anche più umili, perché era il Bayern che giocava in quel modo. Potrebbe essere anche il Manchester City a giocare in un certo modo, convinti che avendo loro palla possono anche infischiarsi di cosa fanno gli avversari. In Italia invece, dove si pensa a non far giocare gli avversari, è chiaro che uno come Hernanes comincia a diventare un peso per la squadra, perché quando viene sempre subito schermato, perde palla, non riesce a smistare come vuole, già diventa un giocatore inutile. Non anche in perché non ha la velocità di movimento e forse mi verrebbe a dire neanche quella di pensiero in alcune occasioni. Se la partita non ha dei ritmi esasperati o non ha un tatticismo esasperato, come diceva Antonio, effettivamente lui la sua figura la fa, soprattutto se entra in campo non dall'inizio, perché dall'inizio è un pochino più complicato, sì. Però attenzione, dall'inizio è un pochino più complicato, vale anche per Zaza, vale anche per Morata, vale anche per un sacco di giocatori che riescono a fare la differenza maggiormente entrando nei secondi tempi piuttosto che giocando dall'inizio. Quindi chiaro che il ruolo di un Hernanes è un ruolo comunque delicato, perché il gioco nasce a centrocampo ed è lì che transitano tutti i palloni. Il centrocampo è fondamentale sia per le azioni difensive sia per quelle d'attacco, c'è poco da fare. Intanto c'è il nostro amico Giuseppe D'Acerignola, no, molto attento sul web, no, che è già andato a vedere in giro che cosa stanno facendo i tifosi giallorossi in questi minuti. Allora lui dice: qualcuno a Roma avrà bisogno di uno psicologo. Forza Juve, Giuseppe D'Acerignola è andato su Twitter, è andato a vedere, ecco, la reazione a caldo di un tifoso è stata questa. Subito ha preso la maglia di Pjanic e l'ha buttata dentro
al water, cioè incredibile, però bravo il nostro amico Giuseppe che è andato a perlustrare un pochettino il web e ci tiene informati. Io credo una cosa, scusami se posso aggiungere una cosa a questo proposito. Ho letto invece una reazione di un tifoso romanista che ce l'aveva con gli altri tifosi romanisti, no? Con quelli che insultavano Pjanic, che insultavano Pallotta, che insultavano tutti sostanzialmente, no? Questo qua dice, scusate, dice, però finché non superiamo questo provincialismo non ne usciremo mai. Dice, guardate un po' che questi la scorsa estate hanno venduto Tevez, Vidal e Pirlo e guardate che cosa hanno fatto. Dice, noi perché ci danno via Pjanic facciamo tutto sto casino. Cioè esiste anche qualcuno che ci ragiona sopra, ecco, in sostanza, non solo chi reagisce con violenza. Andiamo in pubblicità perché siamo andati un pochettino lunghi, restiamo ancora qua ancora per 20 minuti, giusto 20 minuti. No, c'è prima, no, che stavamo concertando tra di noi cosa fare adesso, volevamo prendere la telefonata, ma però prima c'è Antonio, so che quando Antonio deve tirarsi fuori qualche sassolino da casa qualcuno gode. Antonio voleva dire una cosa ai romanisti, prego. Allora, ai romanisti che contestano l'eventuale cessione di Pjanic alla Juve. Allora, cari amici romanisti, fermo restando che per me il male della Roma, della S Roma, è proprio l'ambiente romanista, delle televisioni private romane, delle radio, che creano un ambiente veramente ostile a prescindere. Però nel momento in cui parlate di Pallotta, non dovete mai dimenticare che la Roma come società sportiva da oltre 20 anni non è nelle mani di un gruppo imprenditoriale romano. L'ultimo che avete avuto voi è stato praticamente Ciarrapico. Lo volete di nuovo un Ciarrapico come dirigente? Benissimo. E allora a questo punto contestate Pallotta, quel Pallotta che ha salvato dal crack la Roma, perché per 5 anni la Roma è stata commissariata e gestita da Capitali e poi Unicredit, che doveva praticamente svendere quella società sportiva per recuperare il proprio credito, e quindi per 5 anni si è mantenuta una situazione di sostanziale fallimento societario per trovare qualcuno che acquistasse e potesse salvare questa società. Quindi, come dire che se non fosse arrivato il Pallotta nel 2010, significava che la Roma come società falliva, sareste ripartiti dai dilettanti e non ci sarebbe neppure il problema di parlare di Pjanic e così via. Detto questo, qualcuno dice correttamente, c'è un problema di bilancio che ha la società sportiva romana. Allora, si vende un pezzo pregiato per mettere i conti a posto. Si può, quindi questo signore, scusa, lo devono ringraziare. Sì, lo devono ringraziare. Ad oggi sì. Perché la Roma esiste grazie a questa persona, non certamente all'imprenditoria romana o al tifo romano che ha portato eventualmente, diciamo così, denaro fresco e così via alla società sportiva romana. Quindi lo devono ringraziare, sta risanando, ha creato finalmente un ambiente calcistico per cui la Roma, bene o male, è da 3-4 anni che comunque si mantiene nelle vette elevate, fa la Champions, arriva a seconda, arriva a terza, quindi siamo lì. Che cosa volete più? Non cedere Pjanic alla Juve per mantenersi un buco di bilancio e non poter fare mercato quest'anno? E quindi rischiare praticamente di non potersi presentare l'anno prossimo durante i preliminari e avere una squadra competitiva e poter fare una Champions decente? Beh, se volete questo, riportate il Ciarrapico e che si prenda la città giallorossa. Questo è il messaggio. Sì. Questo è il messaggio di Ciarrapico, occhi per lui. Occhi per lui. Vuoi aggiungere ancora qualcosa? Mi sembra condivisibilissimo. Quindi. Facciamo una cosa, visto che eravamo in ritardo un po' con le pubblicità. La mando l'ultima e poi ci facciamo la sparata fino alle 7, così almeno siamo tranquilli. Rieccoci ai nuovi studi. Allora, adesso abbiamo abbondanti 15 minuti, un bel quarto d'ora ancora insieme. Poi vi segnalo che al termine della nostra trasmissione, quando ci sarà l'ingresso di Winga ufficiale, dei nostri giochi, la roulette, eccetera, dovete rimanere su questo canale perché in occasione degli Europei 2016 gli amici di Winga hanno preparato uno spazio speciale dedicato alle scommesse sportive proprio per questo torneo. Si chiama Winga Betty Show. Ogni sera tanti aggiornamenti sui match in programma e sulle quote disponibili per giocare e vivere lo spettacolo degli europei insieme a Winga, quindi rimanete sintonizzati qui alla fine del nostro blocco di queste nostre trasmissioni, perché così potrete scendere in campo insieme a Winga e ovviamente non perdetevi poi dopo l'appuntamento consueto con Roulette Show dalle 19.05 in avanti. Allora, volevo dare anche una notizia che riguardava
Berardi, perché ci sono delle novità anche per quanto riguarda Berardi. Allora, Berardi, voi sapete che dovrebbe essere ufficializzato l'acquisto in settimana. La Juventus voleva inserire delle contropartite, il Sassuolo è d'accordo, per così abbassi anche il prezzo, che è 25 milioni lo abbassi. Allora, la Juve proponeva Caprari, no? E poi eventualmente qualche altro, magari un ragazzo la prima, un Ganz, cose del genere. Sì, qualcosa del genere. Il Sassuolo ha chiesto Mandragora. Mandragora che si aggregherà alla Juventus il 6 di luglio per il ritiro. La Juventus ha già detto no. Ha detto no, guardate, Mandragora ce lo teniamo. Quindi, se vuole, poi comunque con il Sassuolo c'è un ottimo rapporto con Squinzi, quindi si discute, e anche con Carnevale mi sembra che la soluzione la trovano, non è un però problema. Però gli hanno detto no, Mandragora no, Caprari sì, eventualmente loro anche avrebbero voluto la Padula, nel caso la Padula venisse, ma la Padula non si capisce ancora bene dove vuole andare, cioè, perché la Padula è corteggiato dal Napoli, corteggiato dal Lazio, corteggiato dal Genoa, la Juve stessa che l'ho avuto nelle giovanili lo rivorrebbe, ma mi pare che Papadura, che è esploso un po' tardi a 26 anni, si è un po' montato la testa, vuole il posto fisso, ma dici? Il posto fisso secondo me ma può dici? Averlo al Genoa, può averlo forse alla Lazio, al Napoli, alla Juve. Il Napoli gli dice sì, guarda, se la Juve non te lo danno, noi te lo danno. Non ci crede la Padula, perché non so, con Higuain e gli altri. Ma accidenti, eppure è successore di Granoce, Pio Vaccari, Immobile, Eder, Tavano. Sto parlando di gente che è stata capocannoniere della Serie B negli ultimi 10 anni, come lui. Lui si è un po' montato. No, quel che voglio dire è che la Padula è un giocatore da Serie B. Comunque, su Berardi. Imposta c'è il posto fisso. Si discute per quanto riguarda le contropartite. Ritorniamo su. Su Berardi, una cosa però, bisogna dirla, perché se non sbaglio, prima qualcuno in una telefonata disse al massimo spenderai 15 milioni per Berardi, una roba di questo genere. Ricordo che lo scorso anno il Sassuolo ha riscattato il suo 50% a 10 milioni, quindi il valore era già 20. Se valuti il 10%, se valuti il 50% 10 milioni, vuol dire che valuti il giocatore 20. Mi sembra difficile che in un mercato come quello di quest'anno, dove di giocatori d'attacco forti in giro ce ne sono abbastanza pochi, il prezzo di Berardi sia addirittura sceso. Mi sembra più probabile che possa essere aumentato, anche perché non ce ne sono tanti di giocatori in Serie A che nelle prime 90 partite giocate in Serie A hanno fatto 40 gol, 38, ne mancano un paio ad arrivare a 40. Ripeto, 38 gol nelle prime 90 partite giocate in Serie A, perché Berardi ha giocato 90 partite in Serie A e non ha ancora 22 anni. Quindi anch'io non credo. Compie il primo agosto. Esatto, anch'io non credo che il prezzo sia 25, nel senso che credo che sia di più, vedi un po'. Però qualcuno dice: ma ci rinforziamo con Berardi? Secondo me sì. Secondo me sì. Ci rinforziamo per i prossimi anni. Certo. Poi per carità, il carattere sarà quello che è. Anche perché non si può sempre dire: allora, Dani Alves, adesso prendiamoci il titolo degli quello è troppo vecchio. Poi vai da uno di 20 anni, ma Berardi, troppo giovane, che cos'è? No, se non va a vedere niente. Prego, Antonio. Torno a quello che ho detto io all'inizio. Questo è il momento in cui molta parte della tifoseria bianconera è eternamente in lamentela e non prendiamo quello, non prendiamo l'altro. E quando prendiamo qualcuno, chi abbiamo preso? Berardi, ecco, è uno di quei giocatori che mi giudizio, e forse è in questo momento il miglior talento italiano in circolazione assieme a Bernardeschi. Sì. Cioè io vedo questi due giocatori come talenti del futuro, l'uno e l'altro. Ora, se uno praticamente è nell'orbita della Juve, meglio prenderlo e prenderlo subito, prima che poi diventi il giocatore da 60-70 milioni come prezzo di cartellino. Sta arrivando? Bene. Chi dovrebbe essere in alternativa a venire al posto di Berardi? Perché Berardi verrebbe come attaccante. Se va via Morata, a maggior ragione deve esserci spazio per Berardi. Quindi, ditemi chi può essere a poterlo sostituire. Io, francamente, non capisco questo scetticismo su un giocatore che è italiano. Molti sono scettici su tutto. Sentiamo se è scettico qualcuno da casa. Pronto, su Berardi, pronto. Pronto, Marcello. Sì, eccoci qua. Oh, ciao. Ciao, senti Marcello, sono Urbano da Senigallia. Ciao, Urbano. Sai, noi io siamo ormai di casa proprio, qua. Ah, non ti muovi di casa? Non ti muovi, stai bene. Due cose brevissime su Berardi, che a noi, calcolate bene,
Pronto? Sì, ti ascoltiamo. Ascolta, parlate di Berardi, quando Berardi, dite pure a Luca Mombano che ci costa a noi, con tutto quello che è stato con Sassuolo in questi anni, a noi ci costa non 25, se fate i calcoli bene ci costa 8 milioni di euro. Ah, già giusto, uno, tra prendere prima parte. Quello che però vi volevo dire, e sarò breve così magari mi date un po' una risposta un po' più ampia. Io ho qui la formazione, Marcello, la puoi fare anche dai. Cesare, il tuo grande amico. Vai, leggi. La formazione, Marcello, è una formazione con cui noi vinceremo la Coppa dei Campioni. Leggicela. Allora, la vinceremo con questa. E si può fare, non ditemi non si... Io ho, non leggila. Ho avuto informazioni, allora te la dico, leggila. Ampiamente, Buffon, Alexandro destra, sinistra. Pronto, sinistra. Buffon, Dani Alves a destra, Alexandro a sinistra, Bonucci che linee centrali, Mascherano davanti a schermo, mezzali Andre Gomes e Pogba, davanti a loro come trequartista Pjanic, davanti a Lukaku e Dybala. Ora guardatela bene, io ho fatto i calcoli anche con i soldi, tutto. Datemi una risposta su questo. Va bene, tu hai fatto i calcoli, ci stiamo, con i calcoli tuoi ci stiamo con i calcoli tuoi. Vabbè, è andato avanti alla TV che vuole la risposta, allora l'avete sentito? Sì. Però ha già scartato Barzagli. Sì, no, perché, ma perché in difesa, se metti la difesa a 4, se per quello ha scartato anche Rugani. Lui tiene ancora lì Andre Gomes, che secondo me, Andre Gomes, ragazzi, allora, i centrocampisti che noi stavamo trattando, o dei quali si diceva che noi li stessimo trattando, erano 4, no? Andre Gomes, Mascherano, Kovacic, Pjanic. Il nostro amico che ha appena chiamato, Urbano, ce ne ha messi 3 dentro la formazione. Io la vedo dura, nel senso che di quei 4, uno forse è già arrivato o comunque è lì. Se dei 3 che rimangono ne arriva uno, io sono contentissimo. Mi basta uno dei 3 che mancano. Andre Gomes ormai non viene più. Mandatemi Mascherano, io sono contento. Oltretutto compie gli anni lo stesso giorno in cui li compio io, quindi festeggiamo i compleanni insieme. C'è un nostro amico che mi ha appena scritto e mi ha detto che Francesco, che dice: sono Francesco da Santa Maria Capovetere, provincia di Caserta, cioè oggi ho ricevuto il mio più bel regalo di compleanno. Cioè oggi compiamo gli anni, hanno preso Pjanic, un campione centrocampista formidabile. Vista la potenza di questa squadra, che ne dite di iniziare il campionato a gennaio? No, vabbè, iniziamolo come gli altri, poi vediamo. Sì, no, non è... Tanti auguri. Facciamo appunto, cerchiamo di finirlo prima ancora. No, questo... dice così diventa più interessante. No, secondo me è più interessante se lo finiamo prima, ragione lui. Poi ci dedichiamo noi all'Europa, ecco. E comunque, per cui dicevo, credo che i centrocampisti, appunto, saranno 2 fondamentalmente i centrocampisti nuovi che arriveranno, non credo che ne arriveranno 3 o addirittura 4, anche perché noi abbiamo tanta gente da far uscire. La questione delle liste, sulla quale molti non si sono soffermati a sufficienza, è comunque un'esigenza pressante. Cioè, non è solo che non ci sta simpatico il Pereira di turno o cose del genere, no, è che proprio abbiamo bisogno, non di soldi, di togliere dei nomi da queste benedette liste. Dobbiamo avere 21 giocatori più quelli del vivaio, che nel nostro caso uno sono, cioè Marchisio, dobbiamo avere 22 giocatori di pari livello, non dobbiamo più avere 16 giocatori buonissimi e una decina di giocatori medi, no, dobbiamo avere 21 giocatori buonissimi. Ecco perché dico dobbiamo fare delle uscite prima di pensare alle entrate. E ripeto, comunque non è sempre così facile, perché non è che tu vuoi comprare qualcosa e trovi gli altri sempre così disponibili a dartela, cioè di solito non funziona così. Andrea Spider dice: se Berardi fosse brasiliano il suo cartellino oggi sarebbe già 50 milioni e tutti direbbero che è il nuovo Neymar. Per me è un giocatore molto forte, che la Juve può diventare un grande campione. Secondo me anche. Io sono abbastanza d'accordo. Basta che metta la testa a posto. Però è un bel giocatore.
però un bel giocatore. Che abbia un caratteraccio, a me frega poco, nel senso che pure Suarez ha un caratteraccio. Pure Suarez ha un caratteraccio, ma se me lo portano io non è che mi lamenti. Ecco. Beh, no? Si racconta che Sivori non fosse poi tanto. Esatto. Veramente. Esatto. Ecco, non era buono. Addirittura andò Charles una volta a prendere la voce e dire smetti, la pianta, la basta, perché qua se no ti fai anche squalificare. Cioè, però Sivori fu Sivori, questo non è ancora Sivori. No, per carità, per carità. Cioè, però è un giocatore, è un prospetto interessante. Tra l'altro, dove lo fareste giocare Berardi? In quale modulo? 4-2-3-1, 4-3-3, sono i numeri, vabbè. Sai che abbiamo appena rinnovato il contratto Allegri e lo paghiamo molto bene per fare un certo tipo di lavoro. Perché lo dobbiamo fare? Ci pensi lui, giustamente. Perché lo dobbiamo fare? Dico la mia, siccome ancora una volta noto, e anche ascoltando le telefonate, che il giocatore più sottovalutato della Juve è Mandzukic. Come sempre. Ecco, io sono convinto che Berardi sarebbe ideale in un tridente con Mandzukic punta centrale e Dybala sulla sinistra. Sì, voi pensate che Cuadrado... Quindi una sorta di 4-3-2-1 o 3-4-2-1. Cuadrado siete ottimisti o pessimisti? Cuadrado è un giocatore del Chelsea. Sì, no? Siccome sai che Luca Fausto ha scovato che c'è anche lì la scrittura. E se quella, no, ecco, se questa scrittura privata avesse un qualche valore non ne avrebbero parlato già a suo tempo, dai. Fammi leggere... Purtroppo è un giocatore del Chelsea. Fammi leggere un messaggio di Giuseppe D'Andrea, perché mi dice leggimene almeno una volta uno. Giuseppe, ne arrivano talmente tanti di messaggi che non riesco a leggerli tutti, però lui dice ad oggi, lui è polemico, ad oggi l'unico acquisto ufficiale è Mandragora, mi fermo qua. E meno male, e meno male, infatti l'abbiamo preso a gennaio, mica l'abbiamo preso adesso, la sessione di mercato comincia il 1 luglio, poi ancora, non possono essercene prima. Il nostro amico da Foggia continua a perlustrare il web, guardate cosa ha trovato, dopo prima quello che aveva buttato la maglia dentro al water, adesso ha trovato un altro che dice guarda qui organizziamo, tra poco organizzano qualche pellegrinaggio per chiedere il miracolo, infatti dice questo, scrivono a Rajana Ingolan. Intervieni tu, ti prego, che altrimenti Milan Pjanic se ne va per davvero la Juve. Chiedono l'intervento, no? Che poggi le mani in Angola. Sì, l'intervento di uno che forse andrà al Chelsea. Esatto. Fra l'altro. Rajana Ingolan, che noi abbiamo iniziato la giornata ripescando quella sua dichiarazione, che magari riesco ancora a trovare, magari chiudiamo con quella, perché mi ha fatto veramente piacere far iniziare la trasmissione a Raja quando diceva appunto Miralem non te ne devi andare, non ti parlo più. Pjanic, vediamo se lo riesco ancora a ritrovare. Ingolan su Pjanic, vediamo, perché ho 1 minuto e 50 per eccola, sì l'ho trovata, bisogna vedere se si apre con velocità, perché qua siamo, vabbè, però Raja, cioè io dico, ma anche cioè, l'abbiamo già detto, a me viene da sorridere, l'abbiamo già detto, sì, sorride, ma è un sorriso ironico quello di cioè ragazzi, ma anche se va via dalla Roma e farà meno dell'amicizia di Rajana Ingolan, alla fine troverà tantissimi altri amici divertenti con cui magari ballare, divertirsi, Pogba, Khedira, Marchisio, Dybala, cioè soltanto sì, ma poi guardando Ingolan francamente mi viene da dire che forse gli conviene farne a meno. Eccolo qua. Alza un po', allora abbiamo la musica, aspetta, no, che non vada a togliere la musica e chiudiamo con Raja che saluta il suo amico, Miralem, aspetta che ce la facciamo, vai. Dove resteranno? Vabbè, allora rimango, si rimane a piangere, dai. No, gli hai detto di non andare, gli hai consigliato di non andare alla Juve? Io ho detto che non mi dovevi parlare. Se va lì, va giusto. Tu non lo faresti mai? Che? Andare alla Juventus. Ma io ho già dichiarato 10 volte. Però non hai dichiarato mai. Ma hai visto che faccia quando gli chiedono della Juventus a Raja, no? Che dice, ma io l'ho già detto tante volte, cioè io non ho bisogno, c'è tagli una, non ci andrò mai. Raja, ti salutiamo noi perché dobbiamo andare via. Quindi ciao ad Antonio, ciao al tutore Inori di Juve a 3 Stelle di J World, ciao da parte mia, e tutti insieme vogliamo salutare con affetto Raja, perché ti saluta con noi anche Miralem Pjanic, perché questo è stato l'argomento principale della giornata. Ciao e guardate Winga Betting Show, che adesso